E allora di nuovo l'edizione straordinaria, continuiamo allora la narrazione di quanto sta accadendo in Veneto in queste ore. Abbiamo fatto il primo report poco prima delle 18 per raccontarvi di quanto stava avvenendo. Il Veneto che viene flagellato dalle trombe d'aria. Più di una che l'hanno colpita, che hanno colpito il territorio soprattutto nelle zone del Veronese, del Vicentino e del Bellunese, Montecchia di Crosara nel Veronese, Arzignano nel Vicentino, Ponte nelle Alpi nel Bellunese. Questi sono i tre epicentri del disastro, del maltempo di queste ore. Dunque, abbiamo sentito anche, lo risentiremo fra poco, il governatore Zaia in diretta, in collegamento telefonico con noi. Domani ci sarà il sopralluogo proprio del presidente Zaia ad Arzignano, che è probabilmente il comune insieme a Montechia di Crosara più colpito da questa nuova ondata di maltempo, l'ennesima, e vi dico subito fin d'ora che saremo in diretta a partire dalle 10 con la nostra edizione straordinaria proprio per seguire il sopralluogo di Zaia nelle zone più colpite e quindi poi per fare anche un po' il riepilogo della situazione. Quindi anticiperemo la nostra edizione straordinaria che come ogni giorno anche domani va in onda, andrebbe in onda alle 12, invece inizierà alle 10, quindi faremo una prima parte di mattinata nella quale vi racconteremo e vi mostreremo insomma, la situazione di Arzignano. Dicevamo, Montechia di Crosara è stata diciamo, la prima zona colpita dalla tromba d'aria, che è una delle trombe d'aria appunto che hanno colpito il Veneto. E allora c'è un video che impressionante che mostra in diretta anche con la paura delle persone che riprendevano quanto stava accadendo vicino alle loro case, un video che mostra la violenza devastante del maltempo. Allora vediamo questo video che da solo, più di tante parole, racconta ore di paura davvero nel veronese, ma non solo. Guardate. Quarto. Quarti, nelle case. No, Anita, dire. Anita! Quarto, aiuto. Il quarto. Quarti, nelle case. Anita, dire. Anita! Questo allora è davvero un video che mostra la paura delle persone, ovviamente, che hanno assistito in prima persona a cosa stava accadendo. In questo caso a Montechia di Crosara nel Veronese. Adesso vi faccio vedere altri video perché vi ricordo che al numero 351-157, però vorrei essere sicuro, poi rimandiamo in onda il numero di WhatsApp che in questo momento non mi sovviene per poterci girare tutti i vostri video. Eccolo qua, 351-175-5340, grazie alla regia Italo Morau e Simone Merlo. Vi farò vedere altri video. Prima però allora abbiamo parlato
del governatore Zaia in sopralluogo domani e vi ricordo dalle 10 saremo di nuovo in diretta in attesa di collegarci con Carlo Inghilleri che si trova invece ad Arzignano, l'altro comune colpito dalla tromba d'aria. Carlo Inghilleri che in questo momento si trova al COC e quindi al centro operativo di protezione civile dove è credo atteso a momenti anche l'assessore regionale Giampaolo Botacini in attesa di collegarci proprio con Carlo Inghilleri. Vi facciamo risentire cosa ha detto poco fa, poco meno di un'ora fa, proprio qui in diretta telefonica il governatore del Veneto Luca Zaia parlando della situazione di quanto potrebbe accadere anche nelle prossime ore. Allora, sentiamo il governatore Zaia al TG poco fa da noi. È il segno dei tempi ormai, queste bombe d'acqua, e trombe d'aria, temporali importanti, grandi precipitazioni e poi a macchia di leopardo abbiamo Trissino, Arzignano, Montecchia di Crosara e poi Polpetta nel Bellunese e altre località. Adesso vedremo il bilancio alla volta di domani mattina. Domani peraltro io sarò già in visita nella zona del Vicentino. Ovviamente dappertutto non si riesce ad andare, però lì insomma la tromba d'aria ha pesato e pesato molto. Resta aperta la mia dichiarazione dello stato di emergenza, per cui agganciamo queste avversità atmosferiche alla coda di Verona, visto e considerato che stiamo parlando di una perturbazione che non ci ha mai abbandonato, ci gira attorno però non ci ha mai abbandonato. Dall'altro abbiamo aperto anche l'unità di crisi, non so se l'assessore Botacini ve l'ha detto, in maniera tale che ci sia la massima allerta. I cittadini, l'unica cosa che posso dire è di fare attenzione, di non mettersi in viaggio se ci sono questi nuvoloni, insomma se c'è minaccia di tempo pesante, mente perturbato, cercare di non ripararsi sotto gli alberi o sotto ricovero di fortuna, perché ci si fa male, cioè si mette a rischio l'incolumità. Come si guarda alle prossime ore? Beh, guardi, con lo stato d'allerta che abbiamo, che noi avevamo già dichiarato, perché se c'è una roba che funziona sono le previsioni che abbiamo tramite ARPA, anche perché abbiamo investito in questi anni. Ricordo che ho esordito nel 2010 con la grande alluvione, 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie e imprese finite sott'acqua, e allora le previsioni oggettivamente non erano quelle che abbiamo oggi. E le previsioni ci dicono che fino a domani sera comunque la situazione resta perturbata, dopodiché speriamo che si attenui molto più velocemente e ci sia un minimo di respiro. Ovvio che è una settimana che sarà un po' ballerina, dopodiché si chiamano previsioni, certo, e che non sono certezze matematiche, quindi noi speriamo sempre che si vada verso il meglio e non verso il peggio. Allora, se non ho capito male, domani mattina lei sarà in sopralluogo ad Arzignano? Sì, sì, ad Arzignano e un po' nelle località limitrofe, stiamo organizzando il giro ed è giusto che, essendo io l'autorità responsabile della protezione civile, ovviamente assieme all'assessore del Botacinco delegato, ma colui che firma poi materialmente i decreti, eccetera, è sottoscritto un sopralluogo non solo per portare la vicinanza, che è già cosa utile da fare, ma anche per verificare i danni, è assolutamente necessario. Cosa si aspetta in termini di aiuti ovviamente da Roma? Beh, insomma, guardi, mi faccia dire che con tutte le tasse che paghiamo abbiamo solo diritto a portare a casa soldi. Noi facciamo come al solito la conta dei danni e poi facciamo la richiesta, ma insomma penso che da Verona in poi ci siano tutti i presupposti per avere un riconoscimento dei danni. Senta, cosa può dire ai veneti in questo momento? Soprattutto ai veneti colpiti da questa dramma ennesimo, magari chi anche a Verona ha rivissuto nuovamente l'incubo, insomma è gente che lo leggevamo nei social, basta, non ne possiamo davvero più, si rivolgevano un po' così al cielo per dire basta. Cosa possiamo dire a queste persone? Ma guardi, che li capisco fino in fondo e dico perché non, perché ho visto tante tragedie, perché sono toccate anche a me personalmente, per cui nella mia abitazione in passato so cosa vuol dire trovarsi fango in casa, trovarsi l'alluvione, trovarsi la frana, eccetera. E queste purtroppo sono il segno dei tempi, ma la nostra storia è costellata da questi eventi. E cerchiamo di essere a fianco a questi cittadini e l'unico sistema è quello di dare una mano a loro, insomma, dalla fisicamente. Ringrazio tutti i volontari che stanno partecipando
ovviamente a tutte le scuole della protezione civile, e dall'altro ovviamente chiedendo risorse che sono doverosamente da stanziare per il Veneto. Queste le parole del governatore Zai allora poco fa, proprio in diretta con noi, quindi da una parte la preoccupazione per le prossime ore. Avete sentito, l'unità di crisi è aperta, questo significa che il monitoraggio è costante, pronti a intervenire nelle situazioni più delicate. E il sopralluogo di domani, vi ricordo, dalle 10 domani in diretta qui l'edizione straordinaria di Antena 3 per seguire proprio il sopralluogo del governatore Zaia, e ovviamente la nuova richiesta al governo, ovviamente quando ci sarà la richiesta dei danni, e quindi lo stato di crisi che rimane aperto, inglobando di fatto alle richieste già dei giorni scorsi che riguardavano soprattutto Verona, ma non solo, anche le richieste che perverranno evidentemente dalle zone colpite oggi, quindi ancora il veronese, poi il vicentino, perché non c'è solo l'arzignano, ricordiamo anche Trissino, poi rivedremo anche le immagini di Trissino, e poi il bellunese. Peraltro c'è anche la marca trevigiana è stata sfiorata, ma non ci sono stati, dei problemi anche nella marca trevigiana, soprattutto nella zona di Possagno, ma anche a Vittorio Veneto. Allora, non so se fra poco ci possiamo collegare con Carlo Inghilleri proprio da Arzignano. Nel frattempo vi faccio vedere altre immagini. Questa è particolarmente significativa, ci fa vedere da Trissino, altro comune colpito da tromba d'aria, ve la faccio rivedere, la violenza del vento proprio in queste, da un balcone, avete visto la situazione. Ecco, questo Fabio ci fa vedere cosa accade a Fregona, quindi avete sentito, non solo la marca trevigiana, questa è Fregona, quindi siamo... Non solo quindi il vicentino, il veronese, ma anche il trevigiano. Questo è Fabio, che ringraziamo. Ancora il palazzetto dello sport di Montechia di Crosara, guardate. Attenzione, questo è un, come si dice in gergo, un camera car, e ci fa vedere cosa è rimasto del palazzetto dello spot di Montechia di Crosara. Vi ringraziamo perché evidentemente ci state aiutando anche voi, come sempre, insomma, il filo diretto che abbiamo con voi telespettatori è come sempre è avvenuto un po' in questi momenti particolari del maltempo, delle emergenze. Ricordo, insomma, ovviamente non solo la tempesta Vaia, ma anche l'acqua granda a Venezia. Ecco, il vostro contributo è fondamentale perché voi ci potete, insomma, aiutare a far capire cosa sta accadendo. Siete un po' le nostre sentinelle. Allora, Colognola ai Colli, Verona, vediamo questo video che invece ci racconta di coltivazioni di vigneti devastati e rovinati dalla grandine. Questo è un altro capitolo che evidentemente si aprirà nei prossimi giorni, quando ci sarà ovviamente sarà messo in sicurezza la situazione delle case, quando ci sarà racconto dei danni ovviamente nelle aziende, quando, diciamo, la prima parte dell'emergenza, quello che riguarda la sicurezza delle persone e degli edifici, sarà chiusa, bisognerà interrogarsi ancora una volta sulle ricadute economiche che nelle zone, ad esempio, del veronese riguardano evidentemente anche la viticoltura, ovviamente le zone del veronese votate alla viticoltura che subiscono l'ennesimo nuovo disastro, nuovo contraccolpo. Ancora Colognola ai Colli, un altro video del nostro telespettatore. La violenza del vento sui rami degli alberi caduti a terra. Lo dicevamo prima, fortunatamente, e speriamo di avere poi conferme anche successivamente, non ci sarebbero
feriti. Sto cercando di capire se ci sono aggiornamenti da questo punto di vista, ma per adesso così pare. Ed è, come si dice in questi casi, la fortuna nel dramma, perché avete visto la violenza del vento e i suoi effetti potevano davvero provocare delle tragedie. Vi faccio vedere ad esempio un altro video che riguarda, me lo segnala il collega Ceron che le ha preparate. Ci sono dei video, ad esempio, che riguardano Arzignano di tetti e alberi caduti. Non so se riusciamo a vederli come dire, nella scaletta del nostro telegiornale, e che ci fanno vedere, ecco, ancora una volta la Questa è la vicenda, situazione. per fortuna, guardate quella casa lì sopra, per Ecco. portare via tutto. Fatto aperto pezzi. Pezzi e fatto tetto. Un altro qua. Si rompono le finestre, ma quella là è proprio tetto a pezzi. Del costo. Questo è il video che arrivano proprio da Arzignano. Ancora, vediamo se riusciamo a vedere altre immagini. Nel frattempo vi ricordo, allora, possiamo far vedere magari qualche immagine mentre faccio un po' riepilogo della situazione. Poco dopo le 3, insomma, intorno alle 4 e poi a seguire, il maltempo che è tornato, come era previsto peraltro nell'allerta, e ha colpito la zona del Veronese, non solo Montechia di Crosare evidentemente, ma anche e soprattutto poi il Vicentino e poi il Bellunese. Trombe d'aria, allagamenti, ma soprattutto forti raffiche di vento sono quelle che hanno impressionato di più e che più hanno fatto danni e poi grandine. Ecco, queste sono altre immagini che ci raccontano la situazione in Veneto in queste ore. Fatemi capire se abbiamo il nostro Carlo Inghilleri ad Arzignano, perché sarebbe importante fare proprio il punto nel comune simbolo purtroppo del disastro nel Vicentino. Io lo vedo collegato, lo vedo in onda e fra poco è collegato, credo di sì. Allora, Carlo, io sento, ti vedo ma non ti sento ancora. Eccolo. Pronto? Eccoci. Acceso, acceso. Vediamo. Sì. Aspetta, Carlo, vai pure, sei in diretta. vediamo se riusciamo a collegarci. Sì, Pronto? Mi senti? Carlo. Pronto? Sì, io ti sento. Mi senti? Eccoci. Bene. Allora. Allora, Nicola, guarda, in questo momento ci troviamo ad Arzignano, vicino al centro operativo del comune, che in questo momento è stato convocato, quindi c'è il sindaco Alessia Bevilacqua, si trovano al COC anche il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, l'assessore alla protezione civile di Vicenza, il vice sindaco Enrico Marcegaglia di Arzignano. Insomma, in questo momento al COC è in corso una riunione. Noi ci troviamo all'esterno dove, come vedete, è arrivato il temporale, è arrivata queste raffiche di vento violentissime. Adesso noi continueremo a girare per Arzignano, quindi continueremo a documentarvi qual è la situazione. Sta piovendo, vedete. Si è fermato il collegamento, evidentemente il maltempo non aiuta, vediamo se riusciamo a ripristinarlo in tempo utile. Dunque, stava dicendo, c'è il COC, ovviamente il centro operativo
del comune aperto e tutte le autorità, ovviamente non solo il sindaco, che sono in zona nel comune proprio per fare il punto della situazione e capire come intervenire. Quindi il presidente della provincia Francesco Rucco, nonché sindaco di Vicenza, e l'assessore regionale Bottacin alla protezione civile, che peraltro abbiamo sentito proprio in diretta un'ora fa circa, anzi più di un'ora, 2 ore fa circa, proprio nel nostro telegiornale ci ha fatto una prima disamina dei fatti. Vediamo, no, il collegamento ancora sta saltando. Allora, io direi che aspettiamo di capire se si ripristina il collegamento e continuerei a farvi vedere altre immagini. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti dall'ANSA. È un riepilogo della situazione. Grandinate, forte vento, relativi danni e smottamenti hanno interessato la provincia di Belluno. Facciamo un focus su Belluno, compresa Cortina d'Ampezzo, Cortina che aveva già avuto problemi solo qualche giorno fa proprio per una bomba d'acqua che aveva interessato una parte della città. Il maltempo che ha colpito anche il bellunese ha provocato danni in particolare lungo l'asse del fiume Piave, sia sulla sponda destra che sinistra della cosiddetta Val Belluna. Tromba d'aria che ha colpito Ponte nelle Alpi, l'abbiamo visto, zona Polpette, Nuova Erto, con gravi danni ad alcune abitazioni della zona che sono state scoperchiate. Tra le tante frane a preoccupare, una frana scesa dall'Antelao che tanto che si sta valutando se sgomberare, lo aveva detto proprio in diretta da noi l'assessore Bottacin, sgomberare alcune case nei pressi del torrente Rudan. A Cortina d'Ampezzo il maltempo si è concentrato sulla frazione di Acquabona, dove da sempre la statale Alemagna è a rischio di invasione di detriti da frane sovrastanti. Al momento ai vigili del fuoco tra Vicenza, dove sarebbero decine le case scoperchiate, Verona e Belluno, sono stati chiamati per adesso complessivamente 520 interventi, con dato in aumento anche perché marginalmente, lo abbiamo visto, il maltempo oggi ha interessato anche marginalmente Padova e Treviso. Padova aveva di fatto i problemi di Padova erano stati più che altro ieri sera e poi li rivedremo fra poco. Allora, nel frattempo chiedo alla regia se è possibile fare anche un collegamento telefonico con Tiziana Bolognani, che ci fa allora il riepilogo anche su Belluno. Allora, facciamo vedere ancora il servizio poi della furia del maltempo a Verona, con le immagini anche terribili della tromba d'aria che si vedeva chiaramente nella zona del veronese. Il servizio Furia Maltempo, il numero 12 nella scaletta. Nel frattempo cerchiamo di ricollegarci anche con Arzignano e con Carlo Inghilleri. Mamma cara. La paura, mentre la tromba d'aria passa con la sua scarica di violenza e danni. Tra Erbè e Trevenzuolo le immagini simbolo di un'altra giornata da incubo, l'ennesima, come se il maltempo avesse scelto Verona e il veronese come bersaglio principale della sua furia in questi giorni. La regione da ieri ha innalzato il livello di allerta in tutto il territorio, ma è nella provincia scaligera già provata che la grandine, con chicchi grossi come bocce e il vento impetuoso, tornano maggiormente a colpire in queste ore. Tromba d'aria anche su Monte Chia di Crosara, con danni consistenti al palazzetto dello sport, dove sono anche crollate alcune piante. Nel paese della Val d'Alpone si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali, ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola. Problemi analoghi anche ai Lasi e Colognola ai Colli, comuni del circondario. Forti grandinate a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. Sui social corrono paura, rabbia e sfinimento. Basta, è il commento più replicato. Basta, non ne possiamo più. Comprensibile il grido delle persone che nel veronese, ad esempio, hanno dovuto e stanno nuovamente affrontando questa emergenza maltempo che hanno già dovuto affrontare. Peraltro poi faremo rivedere anche quanto successo ieri pomeriggio, ad esempio, in un quartiere di Verona con una gelateria, ad esempio, andata sott'acqua per la terza volta. Mi dicono che abbiamo forse il collegamento telefonico con Tiziana Bolognani, è così? Sono qui. Eccoci, allora Tiziana, ciao. Allora, ciao, grazie. Allora, abbiamo sentito il sindaco Paolo Vendramini un paio d'ore fa. Facci un attimo il punto della situazione
su Ponte nelle Alpi, che è, diciamo, la zona più colpita, anche se non l'unica evidentemente. Un po' il quadro. Sì, allora ti devo dire che poco fa, poco meno di un'ora fa, il sindaco di Ponte nelle Alpi ha invitato i cittadini a restare a casa, evitare qualsiasi spostamento se non urgente, visto che la perturbazione tenderà ad intensificarsi tra le 20 e le 2. Allora, siccome le 20 oramai sono già passate, e vi devo dire che proprio fra le 19.30 e le 20 si è scatenato di nuovo l'inferno sopra il capoluogo e nella zona, in tutta la zona della Val dell'Una, fra Ponte nelle Alpi e Longarone. C'è stato anche un blackout, fortunatamente si è risolto anche in poco tempo, comunque le abitazioni e le vie cittadine sono rimaste tutte senza luce. La situazione a Ponte nelle Alpi ve l'ha raccontata correttamente il sindaco Vendramini, una struttura, un palazzetto, tenso struttura costruito a fianco all'Umberto Orzes, che è lo stadio di calcio di Ponte nelle Alpi, che aveva resistito alla furia del vento della tempesta Vaia e che invece sotto il vento che ha sferzato Ponte nelle Alpi con una violenza inaudita invece non ha retto ed è stato letteralmente sollevato e volato per centinaia di metri. Ed è stata veramente una fortuna che non ci siano stati feriti e che non siano accadute cose ben più gravi. Lì sta lavorando e sono tuttora al lavoro i vigili del fuoco assieme agli uomini della protezione civile e coordinati anche con il coordinamento della protezione civile provinciale della provincia di Belluno. Ci sono delle altre situazioni mano a mano di emergenza. C'è la situazione a Teaio di Bodo di Cadore, per intenderci, fra Valle di Cadore e Borca di Cadore sulla 51 di Alemagna, dove è esondato il torrente Rudan, ma fortunatamente le briglie di contenimento che sono state realizzate anni fa hanno trattenuto la colata di fango, di detriti, ma anche di rami che la curia dell'acqua ha portato verso valle. È comunque scattato il semaforo che allerta l'arrivo di una frana e quindi per un po' di tempo la circolazione sulla 51 di Alemagna è stata interrotta e sul posto ci sono stati i carabinieri a regolare il traffico. Poco più avanti a Borca di Cadore si è notata i sensori che monitorano la frana di Cancia, quella storica che, se ricordate, qualche anno fa provocò addirittura due morti, madre e figlio. Bene, quella frana si è rimessa in movimento, ma il materiale che scende è liquido e quindi non, in questo momento pare non destare preoccupazione. C'è l'ANAS invece a Cortina, quindi andiamo ancora più verso nord, c'è l'ANAS a Cortina che sta monitorando la frana di Acquabona, che naturalmente con i nubifragi che sono tuttora in corso e che continuano a susseguirsi con brevi sprazzi di tranquillità, brevi sprazzi di calma e poi riprendono con una violenza, vi posso assicurare, davvero inaudita. Nel pomeriggio questa violenza ha causato delle grandinate potentissime che hanno causato molti danni soprattutto ai tetti delle case, ma anche alle vetture, alle auto in sosta, alcune con i vetri letteralmente scoppiati. Vi abbiamo mandato, credo, le immagini della situazione a Ponte nelle Alpi dopo la tromba d'aria. Vi ho detto che naturalmente le persone sono invitate in questo momento a restare a casa perché questa perturbazione attraverserà e sosterrà in provincia di Belluno perlomeno fino alle 2 di questa notte. Vi devo dare invece un ultimo aggiornamento che arriva dalla Val di Zoldo. Il sindaco Camillo De Pellegrin poco fa ha invitato a non percorrere la strada che da Zoldo sale verso il passo Duran perché c'è materiale in strada e la strada evidentemente è pericolosa per gli automobilisti. Pure il sindaco di Belluno nelle ultime ore ha invitato i cittadini a non uscire di casa e sembra, anche se chiaramente la situazione è totalmente differente,
con questi ripetuti inviti a restare a casa, ma soprattutto a non uscire, sembra di rivivere esattamente le stesse ore della notte del 29 ottobre di 2 anni fa, del 2018, di Vaia. Nicola. Certo, chiaramente il timore è quello, anche se l'allerta all'epoca fu allerta rossa e quindi in qualche modo ci si era preparati, anche se non ci si era evidentemente preparati a quello che poi sarebbe successo. Stavo per dirti, ma l'hai anticipato tu, che anche il sindaco di Belluno ha fatto questo ammonimento, insomma questo monito a restare in casa nelle prossime ore. Ecco, se vuoi ti dico l'ultima cosa da Calalzo di Cadore. Sì. Il sindaco ha chiuso con una apposita ordinanza la strada che porta a Traccia dell'Anna, siamo in Val d'Oten, sono stati avvisati anche i gestori dei rifugi perché scoraggino, lo ha fatto nel pomeriggio, ma evidentemente l'avviso vale anche per la giornata di domani, scoraggino tutti gli avventori o chi magari vuole avventurarsi pure con il maltempo lungo quella valle che è molto bella, molto affascinante, insomma, per le camminate eccetera. Ci sono acque e ghiaia in strada che stanno naturalmente creando delle preoccupazioni, una seria preoccupazione, quindi il sindaco ha deciso di mettere le transenne e di inibire, di vietare totalmente il transito. Grazie davvero Tiziana Bolognani, perché con la tua precisione insomma ci hai fatto davvero il quadro complessivo della una delle tre aree della mappa del disastro di oggi, quella di Belluno. Grazie e buon lavoro. A voi. Grazie. Nel frattempo vedo che si è ripristinato il collegamento da Arzignano, allora ridò subito la linea a Carlo Inghilleri. Carlo. Grazie Nicola, siamo ancora qua a Arzignano, uno dei centri del Vicentino più colpiti dal maltempo, da questa ondata di maltempo, folate di vento violentissime. In questo momento ci troviamo in un parcheggio. Perché ci troviamo qua? Perché vi vogliamo mostrare che cosa è accaduto. Qui è proprio esemplare, un albero che è stato squarciato dal vento, è stato totalmente sradicato e poi è caduto su questa macchina, è caduto rovinosamente su questa auto che era parcheggiata qui, probabilmente all'ombra, in una giornata che velocemente si è capovolta e come era già previsto è arrivato questo temporale veramente molto forte, con grandine, con folate di vento fortissime. Per cui qui da Grisignano, dove nel frattempo prima vi parlavo del centro operativo comunale, dove è arrivato il presidente della provincia, Francesco Rucco, dove c'è in questo momento anche il sindaco Alessia Bevilacqua, il vice sindaco Enrico Marcegaglia, è arrivato da poco anche l'assessore alla protezione civile del Veneto, Bottacino. Per cui in questo momento sicuramente Arzignano è uno dei centri di gravità su cui la politica, le istituzioni si stanno concentrando per affrontare questa emergenza maltempo. Noi continuiamo a girare e vi mostriamo sempre qui da Arzignano le scene che sono rimaste, i segni profondi di questa ondata di maltempo. Dalle 8 in poi le previsioni dicevano che si sarebbe un po' tranquillizzata la situazione, però continua a piovere, in questo momento continua a piovere e noi continuiamo a raccontarvi da Arzignano quello che succede, solo che ci spostiamo e quindi vi chiedo qualche minuto per darci modo di spostarci. Per terra voglio farvi solo osservare che veramente ci sono rami, foglie, c'è veramente di tutto e per questo sono intervenuti anche gli uomini della protezione civile con squadre che sono arrivate un po' da tutta la provincia. Osservate, in questo momento ho visto tra l'altro anche un'altra testimonianza del vento forte. Chiedo ad Andrea Benetti, che è con me, di seguirmi per mostrarvi anche questo cartello, questa lamiera che come vedete è venuta giù.
rovinosamente, un altro segno di questo vento fortissimo. Allora noi, come vi dicevo, ci spostiamo qualche minuto e riappariamo a poche centinaia di metri da qui. Andiamo verso il centro, come vedete qui non c'è gente, per cui andremo verso il centro di Arzignano per vedere se troviamo anche qualche testimonianza. Perfetto. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie allora, grazie, grazie. Nel frattempo mi informano, lo dico anche alla regia che ne sarà sicuramente informata, che tra 5 minuti dovremo collegarci anche via Skype con di nuovo con il assessore regionale Bottacin, che abbiamo avuto in collegamento telefonico nella prima parte dell'edizione straordinaria intorno alle 18. Questa è la situazione di Arzignano, almeno uno dei volti, uno dei tanti volti di Arzignano. Ora ci ricollegheremo fra poco di nuovo con Carlo Inghilleri, che è sempre collegato con noi in diretta. Vi faccio vedere, ecco, quello che diceva prima la nostra Tiziana Bolognani. Questa è la pagina Facebook di Paolo Vendramini, che è il sindaco di Ponte delle Alpi, e che dice di rimanere qua, lo dice più avanti, lo dice qui, eccolo qui: cari concittadini, cari concittadini, vi invito a rimanere a casa, evitare qualsiasi spostamento se non urgente fino alle 2 di domani mattina. Insomma, la situazione si potrebbe intensificare. Per reali emergenze chiamare la Protezione Civile Comunale di Ponte nelle Alpi, 328-100-3611, ripeto, 328-100-3611 per reali emergenze. Questo dice il sindaco di Ponte nelle Alpi. Allora, in questo momento vi farei vedere altre immagini che ci state mandando, perché c'è la possibilità, come vi ho detto precedentemente, di testimoniare quello che è accaduto, quello che sta accadendo e quello che avete raccolto voi come veri e propri reporter. Allora, questo è ad esempio la grandine raccolta a Marostica, e adesso vi dico anche da chi: è da Niccolò, che a Marostica ha raccolto questo pezzo di grandine che sembra un sasso. Il vento e la grandine, insomma, sono quelle, sono le cose che hanno maggiormente creato problemi. Ancora, questo l'abbiamo visto anche prima, ma lo facciamo rivedere perché dimostra ancora una volta cosa è successo nel veronese Montecchi di Crosara. È il famoso ormai palasport devastato dal vento. Ancora ad Arzignano, guardate la grandezza a Nogarole di questo blocco di perché chiamarlo chicco di grandine è riduttivo, un vero e proprio blocco di ghiaccio a Nogarole, è quasi una palla da bowling, una boccia, e pensate il danno che può fare una cosa del genere. Arzignano e Trissino, guardate, questa è la tromba d'aria visibile, guardate la tromba d'aria che si è scatenata su Arzignano e poi anche su Trissino, e questo è il video che ci dimostra, l'abbiamo mostrato anche nella prima parte della diretta, come la forza del vento si scatena sul tetto di quella struttura e fa saltare per aria tutte le parti quella che pensiamo sia un capannone. Guardate, questa è la forza del vento che si è scatenata ad Arzignano. Vediamo se ci sono altre immagini. Questo è Borso del Grappa, giusto per farci capire che anche nel Trevigiano quello che è accaduto, l'abbiamo mostrato anche prima a Vittorio Veneto, ad esempio al deposito MOM di Vittorio Veneto, veri e propri parti della struttura metallica che sono crollati sotto il peso del vento. Questo è insomma la furia a Borso del Grappa. Lo vediamo ancora qualche secondo e poi ci colleghiamo nuovamente con Vicenza, in attesa poi di sentire anche l'assessore regionale Bottacin via Skype. Ecco qui, ecco qui. Allora, ho visto Carlo Inghilleri, che vedo davanti a un mezzo di trasporto. Allora, Carlo, però non ti sento, c'è un problema con l'audio, aspetta. No, non ti sento, ti vedo ma non ti sento, no, non ancora, no. Acceso è acceso, in effetti, però allora facciamo così, ci riproviamo fra poco. Arzignano, guardate, un mezzo di trasporto che si è rovesciato.
Caldiero, siamo nel Veronese, guardate queste immagini impressionanti, in time lapse evidentemente. Scuole superiori di Arzignano, zona scuole superiori di Arzignano, questo è un pezzo, è una eccolo, lo vedo nuovamente in onda, allora ci riproviamo fra 2 secondi. Volevo solo vedere se c'era qualche altro video di quelli che ci stanno mandando i nostri telespettatori. Allora, Carlo, vediamo se si riesce a risentire. Mi senti, Nicola? Adesso ti sento perfettamente. Molto bene, allora guarda, in questo momento ci troviamo in uno dei luoghi dove la tempesta ha fatto più danni, ci troviamo in via 4 Martiri ad Arzignano, alle mie spalle c'è questo mezzo, ci sono dei volontari all'opera che stanno raccogliendo quello che resta dopo che il tetto della palestra che si trova davanti a noi e che adesso inquadriamo... Vedete, la palestra è stata completamente scoperchiata e i detriti sono finiti per strada con una grossissima violenza. Vedete, ci sono pezzi di tegole, ci sono anche dei rami, ci sono foglie, un po' tutto quello che è volato in questa tempesta tremenda che ha investito Arzignano. Quindi da lassù, chiedo al collega Andrea Benetti di seguirmi, da lassù le tegole sono arrivate contro le vetrate mandandole in frantumi, quindi i negozi sono stati in pratica travolti dalle schegge, dalle tegole che volavano per strada. Vediamo che stanno passando delle persone, chiediamogli che cosa è successo. Scusate, siamo in diretta con Antenna 3. Ecco, che cosa, lei è qui di Arzignano, cosa è successo in quei momenti tremendi della tempesta? Io non ho mai visto una cosa del genere, sinceramente, con tutti gli anni che ho, un vento così forte, così potente, non lo avevo mai visto, avevo una paura bestiale, non ho mai avuto paura del temporale, ma oggi veramente ho avuto paura. Momenti drammatici con non le tegole dei tetti che volavano, volava, le vetrine in frantumi. Volava tutto. Non lo so, le finestre, sembrava che non avessimo neanche la casa. Si è barricata in casa? Beh, certamente, ma c'erano di quei sassi che venivano a tutto l'intorno della casa che veramente non mi rendevo nemmeno conto di cosa poteva succedere. Certo. Adesso contiamo i conti. Adesso che cosa sta facendo? Una passeggiata per vedere... Stiamo facendo, vado fuori per rilassarmi un attimo. Ecco, anche lei che cosa pensa di quello che è capitato? Quello che si vede nei film americani, i tornadi degli americani, dei film, uguale. L'ho guardato, l'ho visto, ho visto anche Trissino quello che è successo. Chissà che fuori che gli italiani nel mondo cambi anche il modo di vivere, allora magari non succede più. Questo è l'inizio, speriamo che sia anche la fine. Bene, vi ringrazio per la vostra testimonianza, tra l'altro in questo momento qui ad Arzignano è arrivato Bottacin, domani alle 10 ci sarà anche Zaia, proprio perché questo è uno dei centri, degli epicentri del maltempo nel Vicentino. Vediamo che ci sono i volontari che continuano a raccogliere i detriti per strada. C'era un tetto oggi qui, tetto completo. C'era un tetto per terra. Per terra, completo. Non era dove doveva stare, perché è volato anche il tetto di questa palestra. In questo momento i volontari, vi dicevo, vi ringrazio, stanno raccogliendo il materiale. Ci avviciniamo anche a questo volontario, a questo ragazzo. Allora, salve, voi siete dei volontari, state raccogliendo quello che rimane da questa tempesta tremenda. Esatto, oggi pomeriggio ci è arrivata una segnalazione, abbiamo fatto la parte di là, adesso stiamo finendo l'ultima parte qua, diciamo, per ripristinare un po' la viabilità. Abbiamo portato via 4 camion pieni di rottami e insomma, per oggi penso che ci fermiamo qua, poi magari domani se c'è bisogno e tutto, se ci chiamano, siamo comunque presenti sul territorio. Ecco. Abbiamo visto delle vetrine in frantumi
i pali della segnaletica sradicati? Sì, perché sono venute giù delle raffiche di vento importanti oggi, non è stata un tranquillo temporale di agosto come gli altri anni, sembrava quasi una cosa diciamo tropicale, è stata un po' una bufera molto aggressiva, non si vedeva così da qualche anno. Lei ha parlato anche con suoi amici, chi hanno avuto dei danni? Ho avuto degli amici miei, uno in particolare gli è cascato un albero di casa sua sopra la macchina, ha rotto il vetro, piegato un po', comunque a grandi ha distrutto macchine, vetri, vetrine, anche lì più avanti ho un amico che ha un bar, gli sono volate via praticamente due vetri che fanno da vetrina diciamo del bar. È molto pericoloso perché quando volano delle schegge di vetro ovviamente potete immaginare come possono essere veramente potenzialmente molto molto pericolose per chi si trova a passare da quelle parti. Esatto. Diceva che oltre al vento anche la grandine ha contribuito, esatto, a questo disastro. Sono venute giù adesso nella zona verso San Bortolo, quindi diciamo verso fine città quasi, l'ultima frazione, non c'è stato quasi nulla. Invece da quella parte di qua sono venute giù sassate proprio, cioè sembravano delle mozzarelle, delle palle, delle pietre proprio, molto pericolose, anche qua davanti ho visto che... Ne approfitto per mostrare ai nostri telespettatori quello che rimane, questo è uno dei detriti, è una tegola che è volata, ma guardate la dimensione di questa tegola, è veramente grande, grande come una mano, quindi sì. Vedete, è veramente tra l'altro tagliente, quindi una tegola che ha di questa grandezza, di questo peso che vola a grande velocità e va a infrangere anche le vetrine dei negozi, è davvero un'immagine drammatica, tragica. Sì, un'immagine apocalittica quasi oggi, ci sono delle foto che fanno vedere diciamo il cielo sopra di noi visto da Montecchio, sembrava una scena da film quasi, anche adesso vedo che comunque sembra quasi che stia per arrivare un'altra ondata, infatti ci stiamo affrettando a finire le ultime cose per poi rientrare anche noi perché diventa pericoloso anche per noi con determinate situazioni climatiche. Certo, stare in strada. Propria apocalisse sopra Arzignano, le previsioni dicono che dalle 8 di sera in poi la situazione dovrebbe tranquillizzarsi, in effetti si è tranquillizzata, continua a piovere, però in cielo si vedono i lampi, per cui i lampi dicono che il temporale continuerà anche nelle prossime ore, continuerà anche domani, però speriamo che il peggio sia passato. Sì, voi siete volontari, vi siete rimboccati le maniche, no? Esattamente, sì, siamo volontari, lui è il boss diciamo. Ecco qui il... E lui il boss, eh? No, grazie. No, lei che comunque, stavamo vedendo che stava raccogliendo questi detriti, è un lavoro lungo, eh? Certo. No, abbiamo visto che vi siete rimboccati le maniche, siete venuti qui come volontari, chi ha dei mezzi, chi è attrezzato dà il suo contributo. È un dovere di fronte al città dove che viviamo. E questo è un po' anche indice dello spirito dei Veneti, certo, dei Vicentini, in questo caso di voi cittadini di Arzignano, che certo, vi siete uniti di fronte a questa tragedia. Certo, è un dovere che dobbiamo fare un po' tutti, partecipare. Ognuno deve rimboccarsi le maniche, giusto? E mettere un po' del suo, esatto. Bene, io direi che qui andrete avanti a lavorare ancora un pochino, sì, poi ancora tornate a casa, ma domani ci sarà ancora molto da fare. Io Nicola ringrazio intanto questi volontari che ci hanno raccontato il loro lavoro e chiedo ad Andrea Benetti di seguirmi perché vi facciamo vedere quello che rimane. Sta continuando a piovere, non abbiamo l'ombrello perché ormai siamo fradici dopo una giornata come questa, ma non... Ecco, adesso attraversiamo la strada con attenzione, ma vi facciamo vedere, guardate, questa è la dimensione dei pannelli che sono volati, guardate, sono lamiere piegate, sono lamiere pesanti che
sono anche taglienti, sono pericolose, vi assicuro che sono veramente molto molto pesanti. E, immaginatevi, guardate il rumore che ha fatto cadendo da 50 centimetri, io l'ho tirata su poco, ma sentite il rumore che ha fatto, immaginatevi una lamiera del genere che cade invece dall'altezza di un tetto, del tetto di una casa. Figuratevi che rumore, qual era la situazione apocalittica, davvero apocalittica, che hanno vissuto i cittadini di Arzignano. Vi dicevo che qui si trova la sede della Croce Rossa di Arzignano. Adesso i cancelli sono stati chiusi, ma qui sono arrivati i volontari della Protezione Civile, c'era anche una squadra arrivata da Vicenza, perché in effetti qui nel momento della difficoltà, della tragedia, i veneti si rimboccano le maniche e si uniscono, fanno squadra, e questo è indice dello spirito che c'è qui da noi. E devo dire che qua, adesso noi non possiamo entrare perché il cancello è chiuso, però qua abbiamo visto oggi pomeriggio che c'è tutto un grande parco, una grande zona verde, c'erano gli alberi piegati. Forse il collega qua può far vedere questo albero sradicato, guardate, l'albero totalmente sradicato, qui guardate le bandiere della sede della Croce Rossa piegate, con le aste piegate, stiamo parlando di aste metalliche, piegate, aste che sono tra l'altro, devono sorreggere queste bandiere anche quando c'è il forte vento, quindi sono state studiate per resistere anche alle intemperie, ma queste aste di metallo che sorreggono le bandiere si sono piegate, proprio a dimostrazione di un vento straordinario, eccezionale, violentissimo e potenzialmente pericoloso, molto pericoloso. Guardate, questa lamiera è andata a impattare contro questo albero, piegandolo. È incredibile, veramente, non si riesce a muovere, è pesantissima ed è molto tagliente, è davvero molto tagliente. Insomma, qua la tragedia è stata sfiorata, se non ci sono stati feriti, morti, non vorrei essere eccessivo, per carità, però insomma è stata veramente una grande fortuna, perché qui poteva succedere veramente di tutto. Lo ricordo ai nostri telespettatori, qui ad Arzignano domani alle 10 è atteso il governatore veneto Luca Zaia, che verrà qui proprio perché questo è stato uno degli epicentri della tempesta, del temporale di oggi nel Vicentino. Noi ci spostiamo, a quest'ora non è che girino molte persone, però stiamo vedendo dei ragazzi che sono venuti qui, buonasera. Siamo in diretta, stavate venendo qui a osservare questo disastro. Io sono un meteorologo, e sono venuto qui proprio per questo. Ecco, quindi guardate, abbiamo un meteorologo, quindi direi che lei come si chiama? Rabito Marco. Bene, allora lei come meteorologo, noi lo avevamo già detto anche ai nostri telespettatori durante i nostri telegiornali, insomma questa tempesta, questo temporale era atteso, era previsto? Sì, era atteso, nettamente atteso, tra l'altro era una delle situazioni con potenziale più elevato degli ultimi anni. L'abbiamo segnalato in più volte nei nostri bollettini, lo attendevamo per oggi, io ero sul campo, sono arrivato qui poco dopo i danni, anche per verificare il tipo di fenomeno che ha interessato la zona di Arzignano, perché è stato un fenomeno da molti confuso con la tromba d'aria, ma si è trattato di raffiche lineari di vento, quindi un downburst. Ecco, questo è un termine tecnico che noi già oggi avevamo ascoltato, raffiche lineari di vento, ecco, cosa significa? Significa che dal centro del temporale discendono delle correnti particolarmente intense, veicolate verso il basso dalle goccioline d'acqua e dalla grandine, raffiche che all'impatto col suolo si espandono a ventaglio e producono anche danni, a volte anche più severi dei tornado, delle trombe d'aria, però sono danni mediamente più estesi e di diversa entità. Nel caso odierno, per esempio, un'eventuale tromba d'aria avrebbe sollevato il ponte dei tetti e anche molto più materiale dai tetti di Arzignano, invece è andato via materiale leggero per lo più. Beh, ma leggero mica tanto, perché abbiamo visto che sono volate delle tegole, delle lastre metalliche che erano veramente
molto molto pesanti, abbiamo provato anche a sollevarle. Sono lamierati, quindi hanno effetto velo, vela. Ecco, certo, infatti bisogna dire che sono volati anche materiali pesanti che però hanno fatto effetto vela e quindi insomma una situazione potenzialmente molto pericolosa. Sì, oggi era molto delicata, infatti le allerte ci sono state, soprattutto dalla Protezione Civile che, ricordo, è l'unico ente preposto ad emanare allerte meteo. Nonostante oggi sul web si lega di tutto e di più e tutti si improvvisino esperti, tutti emettano allerte. Solo la Protezione Civile, questo è importante ribadirlo anche per la cittadinanza, perché il punto di riferimento deve essere sempre istituzionale, altrimenti viene fuori un caos. Certo. Da studio avete delle domande, Nicola? Vabbè, tu hai anticipato quello che volevo dire io prima, e cioè che davvero è stato quello che ci ha raccontato, quello che ci ha fatto vedere, quello che abbiamo visto, è davvero un miracolo che non si sia fatto male qualcuno, perché abbiamo visto quelle lamiere e pensiamo soltanto a cosa sarebbe accaduto se ci fosse stata qualche persona per strada nel momento in cui quelle lamiere venivano abbattute sulla strada, insomma. Ecco, quindi il meteorologo ci conferma che si è trattato di un downburst, ma lì ad Arzignano o anche a Montechia di Crosara, nella zona di oggi, nel Veronese? Ecco, mi chiedono da studio se questo tipo specifico di temporale abbia colpito soltanto questa zona oppure sia poi la causa dei danni che abbiamo visto e abbiamo raccontato e stiamo raccontando in queste ore ai nostri telespettatori anche dal Veronese. Sì, a Montechia di Crosara il fenomeno è lo stesso, è sempre un downburst, anche per Trissino vale lo stesso fenomeno. Diverso invece è il fenomeno che ha colpito la bassa pianura veronese, dove si è sviluppato un vortice, abbiamo visto anche le immagini, lì il tornado fortunatamente si è sviluppato in campo aperto e non ha prodotto danni perché non ha interessato zone abitate. Purtroppo fenomeni come il downburst sono frequenti sul nostro territorio, spesso vengono confusi con la tromba d'aria, ma tendono ad essere via via più frequenti negli ultimi anni. Ecco, come mai negli ultimi anni sono sempre più frequenti questi fenomeni? Ma diciamo che dobbiamo chiamare in causa anche il riscaldamento globale, sicuramente i cambiamenti climatici influiscono sulla frequenza e anche sull'intensità di questi fenomeni, aggiungiamo anche l'urbanizzazione, fenomeni che in passato magari avvenivano e interessavano spazi non urbanizzati, oggi invece con più frequenza interessano spazi densamente abitati, come può essere il caso di Arzignano. Quindi l'uomo in qualche modo può intervenire su questi fenomeni evitandoli, facendo una prevenzione nello stile di vita, nella costruzione delle città, insomma degli interventi possono essere effettuati. Sostanzialmente le strade sono due, una è quella della mitigazione del cambiamento climatico, quindi modificare i nostri comportamenti rendendoli più sostenibili, quindi giocando un ruolo attivo nel combattere l'aumento della temperatura globale, e dall'altra parte ci dobbiamo proteggere attraverso le norme di protezione civile, attraverso la conoscenza dei fenomeni che ci permettono magari di mettere al riparo l'automobile, di riparare i nostri beni, di non trovarci all'aperto durante un fenomeno di questo tipo, perché se una persona camminava per le strade di Arzignano oggi rischiava di restare uccisa. Certo, lo possiamo dire senza nasconderci dietro a un dito, è stato un temporale potenzialmente letale. Ecco, i nostri telespettatori, ma anche i cittadini che abbiamo incontrato, si domandano se a questo punto il peggio sia passato. Lei è un meteorologo, ci può forse rispondere a questa domanda. Il peggio è passato oppure deve ancora ci dobbiamo aspettare ancora un'altra ondata di maltempo altrettanto distruttiva, altrettanto violenta? Per il Veneto orientale queste prossime ore saranno ancora abbastanza insidiose. Per domani invece avremo fenomeni che avranno già consumato il patrimonio energetico che avevano a disposizione, quindi saranno per lo più a carattere sparso. Magari avremo ancora dei rovesci, dei nubifragi, però non avranno più l'intensità che hanno avuto nella giornata di oggi. Andrà ancora meglio nella giornata di lunedì. Io ringrazio questo meteorologo che abbiamo trovato fortuitamente qui sul luogo. Io a questo punto, mentre la ringrazio, voglio anche dire ai nostri telespettatori, a te Nicola, che continueremo a girare, la diretta dura ancora, per cui noi continuiamo a girare, a raccontarvi, a testimoniarvi quello che è accaduto oggi qui ad Arzignano. L'apocalisse sopra Arzignano, la linea può tornare allo studio.
noi ci spostiamo e poi vi richiederemo la linea. Grazie, allora, grazie a Carlo Inghileri e Andrea Benetti che stanno facendo questo giro ad Arzignano e dunque ci hanno mostrato, avete visto, ci hanno mostrato proprio concretamente i danni che ancora sono evidenti nonostante il gran lavoro dei volontari. Belle anche le parole di quei volontari che hanno detto è un dovere, dobbiamo aiutarci un po' tutti, ma lo abbiamo visto, ce l'ha mostrato proprio fisicamente, quasi se potevamo quasi toccarli e sentirli, abbiamo sentito i rumori di quei detriti. Se una persona fosse passata in strada in quei momenti, avrebbe potuto rimanere uccisa da quei colpi, da quelle lamiere, quindi dobbiamo in qualche modo ringraziare chissà il destino, il fato o il cielo che non sia successo questo. Allora, la pubblicità, poi di nuovo in diretta, ci ricollegheremo più tardi con Carlo Inghileri, ci sono ancora molti, molti video da farvi vedere, vi ricordo che li potete mandare. Fatemi soltanto vedere il numero di WhatsApp, così lo ricordiamo ancora per mandare i video di questa nuova giornata da Incubo. Eccolo qua, 351-175-5340. Poi vi parlerò anche non soltanto del Veneto, facciamo anche un brevissimo excursus su tutto il nord, perché non è solo il Veneto che sta subendo questa situazione, nord-est, ma non solo. Allora, pubblicità e poi a fra poco. Di nuovo in diretta la nostra edizione straordinaria che ormai prosegue poco prima delle 18, insomma ha inglobato poi anche i nostri telegiornali del Veneto, di Venezia e di Treviso. Fra poco ci collegheremo via Skype con l'assessore regionale alla protezione civile Bottacinco, il quale abbiamo parlato proprio poco più di tre ore fa e che ci aveva fatto un primo quadro della situazione. Faremo risentire anche le parole del governatore Luca Zaia in diretta telefonica con noi sempre durante la nostra edizione straordinaria. Vi faccio vedere sempre da Arzignano, perché Arzignano e Montechia di Crosara sono i due epicentri insieme a Ponte nelle Alpi della situazione di oggi. Questo è un video e quelle lamiere, insomma, sono le lamiere che poi ci ha fatto vedere anche Carlo Inghileri poco fa in diretta. Carlo Inghileri, con il quale ci collegheremo di nuovo fra poco. Vedete, insomma, è evidente il rischio che c'è stato per l'incolumità delle persone. Mentre questo è un video, ci dicono, dall'interno della palestra di Arzignano. Quindi vedete pure come la situazione. La palestra di Arzignano era in queste condizioni qualche ora fa, con l'acqua che pioveva all'interno, trasformata in una sorta di piscina, purtroppo, con la gente che doveva cercare di togliere l'acqua per quanto possibile. Altro video, perché ci state dando come sempre una mano, ve lo faccio vedere da qui, Belluno. Guardate la forza dei chicchi di grandine sulle auto. Suoni e immagini che raccontano più di mille parole, e avete sentito come, visto come, non possiamo più parlare davvero di chicchi di grandine, ma di qualcosa di peggio. Questo è ancora Arzignano, un altro video che ci mandano i nostri telespettatori. Questo è il racconto con le vostre immagini. Questo è ovviamente all'interno di un'auto, Arzignano e Trissino. Vediamo altre foto, guardate i tetti rovinati, distrutti, divelti dal vento, ancora qui. E poi ancora strutture di capannoni o di case che sono caduti a terra. Questi danni ad Arzignano e a Trissino.
C'è un video che ci mostra, che ci ha segnalato, che ci mostra il nostro Francesco Ceron, anche lui in regia, all'interno di un'auto in balia della grandine. Vediamo se riusciamo a vederlo. Questo è un altro video impressionante. Eccolo, no, è un video, dovrebbe essere il video quello con la grandine, è questo? Sì, eccolo qui, forse è questo? Questo sì. Ecco, questa è una persona in auto che si è trovata, ah ok, una persona che si è trovata in auto in balia della tempesta. E quindi ha un racconto drammatico di chi ha dovuto evidentemente fermarsi, si è trovato in una situazione davvero di pericolo, in balia della tempesta, di quanto stava accadendo sotto i suoi occhi. Quindi potete immaginare cosa si è provato in quel momento. Guardate i rami che arrivano praticamente addosso all'auto, ed è difficile anche capire cosa fare in quei momenti, se spostarsi, se rimanere fermi. Il vetro, avete visto, distrutto, il vetro rotto nel lunotto posteriore. E questo è un racconto di chi si è trovato in balia della tempesta nel momento peggiore, nel momento purtroppo sbagliato. La marca trevigiana, immagini di Conegliano, questo è Conegliano poco fa, ci racconta un nostro telespettatore da Treviso, da Conegliano, e quindi la paura anche per la marca trevigiana, che è stata lambita, diciamo, marginalmente per ora dal maltempo, ma certamente ha lasciato la paura, il timore di situazioni più gravi. Il palazzetto, eccolo qua, guardate, questo è un altro video, l'abbiamo più volte, diciamo che questo è uno dei simboli della giornata di oggi, il palazzetto dello sport di Montechia di Crosara, che ci dice questo telespettatore che ci ha girato il video, non esiste più. Il palazzetto dello sport di Montechia di Crosara, dice il telespettatore, non c'è più. Quello che resta del palazzetto di Montechia di Crosara. Eccolo qua, questo è il video del telespettatore che ringraziamo per averci mostrato. Questa invece è un'azienda che ci gira la situazione nel proprio stabilimento a Trissino, i vetri rotti e alcune parti evidentemente danneggiate anche dal vento a Trissino, eccolo qui ancora. È un video che ci mandano i titolari di un'azienda di Trissino. Abbiamo, eccolo, allora, vedo l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin insieme a Carlo Inghilleri, quindi possiamo sentire da lui la situazione e il punto aggiornato in questo momento di Arzignano. A te Carlo. Vicini. Allora, grazie Nicola, sì, siamo venuti qui proprio vicino alla sede del comune di Arzignano, dove in questo momento si è riunito il COC, il centro operativo comunale, e sono in compagnia di Giampaolo Bottaccin, assessore regionale alla protezione civile, a cui chiedo proprio le ultime novità. Stavamo parlando, prima di collegarci, del fatto che qui ad Arzignano c'è stato veramente la situazione peggiore di questa tempesta. Sì, allo stato attuale la situazione peggiore è in comune di Arzignano, ci sono decine di tetti scoperchiati, anche di civili abitazioni, quindi la situazione è complicata, sono parecchi alberi schiantati, insomma il comune di Arzignano è stato un po' l'epicentro di questo evento. Teniamo presente che la situazione meteo comunque anche nelle prossime ore continuerà a creare qualche preoccupazione, il vento dovrebbe essere calato, però ci saranno fenomeni di precipitazioni intense in tutta la parte della pedemontana veneta e anche nella parte montana. Quindi insomma non è finita, le prossime ore sono ancora delicate. Sono ancora delicate, quindi l'invito è anche quello di rimanere a casa se non c'è proprio la necessità di spostarsi in queste ore e nelle prossime, questo per dar modo anche ai soccorritori di muoversi più rapidamente, più velocemente. Io stesso ho trovato del traffico venendo qua, quindi insomma credo che sia dovere di tutti insomma cercare di dare una mano a chi dà una mano. In questo momento solo qui ad Arzignano abbiamo oltre 100
600 volontari della protezione civile che stanno operando, ci sono una sessantina di vigili del fuoco, quindi la macchina dei soccorsi è partita, si è già sul campo, e così come anche Montecchia, e anche lì abbiamo avuto grossi danni. Montecchia di Crosara stavamo proprio facendo vedere, sentivo Nicola in studio che raccontava come con anche delle immagini che lo documentavano, il palazzetto dello sport sia stato totalmente travolto e distrutto da questa tempesta. Sì, lì, e poi danni anche agli impianti sportivi, penso a Ponte nelle Alpi, anche lì una tromba d'aria di entità minore, ma anche lì abbattuto, e poi abbiamo tutta la zona anche a monte rispetto ad Arzignano, quindi la zona di Trissino, lì invece si è abbattuto nella zona industriale, quindi non, io ho sentito il sindaco anche 10 minuti fa, non ci sono problematiche particolari per le civili abitazioni, però è chiaro che con decine di capannoni, una trentina di capannoni scoperchiati, e se continua a piovere ovviamente tutto quello che c'è dentro, macchinari, materiali, vengono danneggiati, quindi la situazione è abbastanza critica anche in quella zona là, e abbiamo qualche preoccupazione anche per la parte montana, perché soprattutto nella Valle del Boite ci sono le famose colate detritiche che quando ci sono fenomeni intensi di pioggia si muovono. Attualmente la situazione è sotto controllo, abbiamo sentito i sindaci appunto della vallata, quindi la situazione è sotto controllo, però ovviamente meglio rimanere a casa, non muoversi e stare più tranquilli, insomma. Certo, mettersi al riparo da situazioni, da sciagure come quella che abbiamo visto qui ad Arzignano, una tempesta che poteva essere potenzialmente letale, abbiamo visto che con l'effetto vela sono partite addirittura delle lamiere molto pesanti e molto taglienti. Sì, lamiere, ma poi alberi, tegole, insomma, qualsiasi oggetto. Siamo appena stati in un sopralluogo in una chiesa, è una chiesa al tetto sfondato, evidentemente qualche oggetto non siamo riusciti a capire cosa l'ha colpito e ha sfondato il tetto della chiesa, quindi ovviamente se ti arriva addosso, anche se sei in macchina, vorrei ricordare che la prima vittima dell'uragano Vai è stato proprio un automobilista, è stato colpito da un albero. Senta, domani Botacin ritorna qui, con Zaia. Guardi, intanto vediamo come va questa notte, perché noi siamo operativi da oggi pomeriggio, anzi abbiamo aperto la sala operativa questa mattina a Marghera, la famosa sala operativa di Marghera, e lì c'è il direttore della protezione civile Luca Soppelsa, e siamo in collegamento costante, manteniamo monitorata la situazione, perché ripeto, vediamo cosa succede stanotte, incrociamo le dita, speriamo non succeda nient'altro. Se così fosse, domani mattina ci sarebbe un sopralluogo al presidente Zaia, domani mattina alle 10 qui, e poi dopo proseguirebbe per Trissino e Montecchia. Certo. Un'ultima domanda, è superfluo, ma il sindaco ci ha confermato che ovviamente verrà chiesto lo stato di calamità. Sì, sì, ma questo mi pare scontato, evidente, e ovviamente stiamo cercando appunto di mettere insieme, il Genso Pelsa sta già facendo la relazione perché va allegata proprio in queste ore, e domani ci sarà la firma, insomma, del presidente Zaia, ma io l'ho tenuto aggiornato costantemente oggi, ci siamo sentiti anche poco fa, e quindi è ovvio che questo verrà fatto, non c'è alcun una ombra di dubbio. La conta dei danni è troppo presto, è chiaro anche questo, però ovviamente state già incominciando a fare i primi conteggi. Sì, è difficile, dicevo, ho fatto l'esempio di Trissino, perché voi immaginate aziende, no, con i macchinari dentro, con la pioggia che ci cade addosso, è difficile quantificarlo in tempo reale, però insomma i danni sono rilevanti, pensate solo a quello, e poi tutte le civili abitazioni, gli alberi schiantati, insomma tutto quello che è successo qui e negli altri comuni, è insomma un evento importante. Carlo, quanto si rivede lo spettro di Vaia? Beh, insomma, io spero che Vaia non torni più, quello è stato veramente un uragano che ha colpito 208 comuni del Veneto, quindi quasi metà comuni del Veneto, è stata una dimensione diversa, però è altrettanto evidente che in questo caso è stata più localizzata, però i danni sono stati rilevantissimi nella parte che è stata investita. Ecco, Nicola, dallo studio. Sì, volevo chiedere all'assessore Botacin se ci dice un attimo quanti uomini in campo della protezione civile in queste ore, se c'è un dato. Ecco, quanti uomini sono in campo della protezione civile? C'è un numero da questo punto di vista? Sì, facciamo i conti prima, abbiamo superato le 100 unità, però ne stanno arrivando altri, quindi insomma è un numero in evoluzione, più i vigili del fuoco mi hanno comunicato, loro sono 60. Quindi insomma... Parlo di Arzignano naturalmente, certo. Poi ne abbiamo anche negli altri comuni. Ecco, operativi. In Veneto quanti sono? Ma in Veneto in questo momento operativi, di volontari della protezione civile, ce ne sono circa 400. Ecco, 400 uomini, a dimostrazione che la protezione
Protezione Civile è sul pezzo, è pronta immediatamente ad entrare in azione. Nicola, hai altre domande dallo studio? Grazie, no, grazie, grazie. Allora io direi liberiamo l'assessore Botaccin e magari poi continua il tuo giro. Infatti, allora io ringrazio l'assessore Botaccin, probabilmente ci rivedremo domani alle 10 con anche il governatore veneto Luca Zaia. Noi invece continuiamo il nostro giro per continuare a documentarvi questa tempesta apocalittica sopra Arzignano. Grazie assessore, la linea intanto può tornare allo studio. E allora noi facciamo, visto che ha citato il governatore Zaia, facciamo allora risentire le parole di Zaia proprio qui da noi in diretta quando ci ha fatto un primo report della situazione parlando anche, annunciando da noi in diretta che era stata aperta l'unità di crisi a Marghera e annunciando poi il sopralluogo che è stato confermato domani alle 10 e vi ricordo saremo in diretta proprio a partire dalle 10 qualche minuto prima per documentare cosa accadrà proprio domani, quindi in diretta domani potete sintonizzarvi con la nostra emittente. Allora risentiamo il governatore Zaia. È il segno dei tempi ormai, queste bombe d'acqua, e trombe d'aria, temporali importanti, grandi precipitazioni e poi a macchia di leopardo abbiamo Trissino, Arzignano, Montecchia di Crosara e poi Polpetta nel Bellunese e altre località. Adesso vedremo il bilancio alla volta di domani mattina, domani peraltro io sarò già in visita nella zona del Vicentino. Ovviamente dappertutto non si riesce ad andare, però lì insomma la tromba d'aria ha pesato molto. Resta aperta la mia dichiarazione dello stato di emergenza, per cui agganciamo queste avversità atmosferiche alla coda di Verona, visto e considerato che stiamo parlando di una perturbazione che non ci ha mai abbandonato. Ci gira attorno, però non ci ha mai abbandonato. Dall'altro abbiamo aperto anche l'unità di crisi, non so se l'assessore Botaccin ve l'ha detto, in maniera tale che ci sia la massima allerta. I cittadini, l'unica cosa che posso dire è di fare attenzione, di non mettersi in viaggio se ci sono questi nuvoloni, insomma se c'è minaccia di tempo pesante, mente perturbato, cercare di non ripararsi sotto gli alberi o sotto ricovero di fortuna, perché ci si fa male, cioè si mette a rischio l'incolumità. Come si guarda alle prossime ore? Beh, guardi, con lo stato d'allerta che abbiamo, che noi avevamo già dichiarato, perché se c'è una roba che funziona sono le previsioni che abbiamo tramite ARPA, anche perché abbiamo investito in questi anni. Ricordo che ho esordito nel 2010 con la grande alluvione, 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie e imprese finite sott'acqua, e allora le previsioni oggettivamente non erano quelle che abbiamo oggi. E le previsioni ci dicono che fino a domani sera comunque la situazione resta perturbata, dopodiché speriamo che si attenui molto più velocemente e ci sia un minimo di respiro. Ovvio che è una settimana che sarà un po' ballerina, dopodiché si chiamano previsioni, certo, che non sono certezze matematiche, quindi noi speriamo sempre che si vada verso il meglio e non verso il peggio. Allora, se non ho capito male, domani mattina lei sarà in sopralluogo ad Arzignano? Sì, sì, ad Arzignano e un po' nelle località limitrofe stiamo organizzando il giro, ed è giusto che, essendo io l'autorità responsabile della Protezione Civile, ovviamente assieme all'assessore del Botaccinco delegato, ma colui che firma poi materialmente i decreti, eccetera, è sottoscritto un sopralluogo non solo per portare la vicinanza, che già ho cosa utile da fare, ma anche per verificare i danni è assolutamente necessario. Cosa si aspetta in termini di aiuti ovviamente da Roma? Beh, insomma, guardi, mi faccia dire che con tutte le tasse che paghiamo abbiamo solo diritto a portare a casa soldi. Noi facciamo come al solito la conta dei danni e poi facciamo la richiesta, ma insomma penso che da Verona in poi ci siano tutti i presupposti per avere un riconoscimento dei danni. Senta, cosa può dire ai veneti in questo momento? Soprattutto ai veneti colpiti da questa dramma ennesimo, magari chi anche a Verona ha rivissuto nuovamente l'incubo, insomma è gente che lo leggevamo nei social, basta, non ne possiamo davvero più, si rivolgevano un po' così al cielo per dire basta. Cosa possiamo dire a queste persone? Ma guardi, che li capisco fino in fondo e dico perché non perché ho visto tante tragedie, perché sono toccate anche a me personalmente, per cui
nella mia abitazione in passato so cosa vuol dire trovarsi fango in casa, trovarsi l'alluvione, trovarsi la frana, eccetera. E queste purtroppo sono, cioè, il segno dei tempi, ma la nostra storia è costellata da questi eventi. Cerchiamo di essere a fianco a questi cittadini e l'unico sistema è quello di dare una mano a loro, insomma, darla fisicamente. Ringrazio tutti i volontari che stanno partecipando, ovviamente a tutte le squadre della protezione civile, e dall'altro ovviamente chiedendo risorse che sono doverosamente da stanziare per il Veneto. Risorse doverosamente da stanziare per il Veneto, questo ha detto il governatore Zaia annunciando poi il sopralluogo di domani. Allora, un altro istante di pubblicità, poi torniamo in diretta. In diretta, allora adesso siamo collegati e la ringrazio nuovamente con il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua. Prima volevo solo riferire, come avevo già detto anche precedentemente, il nord che è travolto dal maltempo, non solo il nord e nord-est, un uomo travolto dal torrente in piena nel Varesotto ad esempio, un 17enne ferito dall'ondina di un tetto staccata da una tromba d'aria a Genova. Persone bloccate in una chiesa allagata sulle sponde del lago d'Orta, pazienti di una casa di riposo di Milano trasferiti perché a causa del vento e della pioggia si è scoperchiato il tetto, i passeggeri di un treno bloccato sulla linea del Brennero evacuati in Trentino. Questa è la situazione in un nord flagellato dal maltempo e il Veneto in particolare, lo abbiamo visto. Allora, sindaco, buonasera. Buonasera. Allora, ci risentiamo a circa 4 ore poco o meno dal primo, sì, dalla nostra primo colloquio telefonico. Allora, avete avuto la riunione, c'è il COC aperto, abbiamo sentito poco fa l'assessore regionale Bottaccini. Ecco, dal suo punto di vista, insomma, come sta procedendo la situazione nel suo paese? Allora, la situazione, dico, è migliorata rispetto a qualche ora fa, nel senso che le squadre della protezione civile hanno lavorato incessantemente su tutto il territorio, tanti uomini, tanti mezzi, sia della protezione civile provinciale che appunto regionale, che hanno liberato strade e quindi hanno aperto i passaggi, diciamo. Abbiamo qualche problema appunto con nelle abitazioni private perché tanti tetti sono stati scoperchiati, però anche lì appena è stato possibile i cittadini hanno messo in campo tutte le loro risorse, lavoro ma anche le risorse che potevano per risolvere la situazione. Abbiamo ancora qualche problema con l'elettricità, ma lei ne sta lavorando, così pure con il servizio idrico, che però nel giro di qualche ora verrà ripristinato. Ecco, siamo intervenuti in maniera prioritaria sulle strutture, quali case di riposo o altre, in modo da assicurare la normale attività. Ecco, siamo comunque al lavoro. Certo, certo. Peraltro il nostro Carlo Inghileri prima ha intervistato anche i volontari, insomma, e le frasi che hanno detto, insomma, erano significative. Dobbiamo darci un po' tutti una mano, è doveroso. Cosa si sente di dire ai suoi concittadini? Se c'è qualcosa anche di tecnico, se c'è qualcosa, facciamo TV di servizio, per cui se ci sono raccomandazioni particolari o ci sono indicazioni particolari, ecco, li può dire a tutti ai suoi cittadini in questo momento? Sì, allora, da quanto sappiamo dalla protezione appunto civile, le condizioni anche meteorologiche dovrebbero comunque migliorare nel corso delle ore. Nel caso di situazioni come quella che si è verificata oggi, quella appunto di rimanere in casa, per quanto riguarda i danni che hanno subito, di segnalare alla polizia locale se hanno appunto dei problemi urgenti, perché stiamo ancora intervenendo, altrimenti di segnalare da domani, probabilmente attiveremo anche un numero per le segnalazioni e raccogliere così tutti i danni. Ecco. Benissimo, grazie. Allora, grazie sindaco, grazie davvero, buon lavoro e ci rivedremo sicuramente domani al sopralluogo del governatore Zaia. Grazie.
Allora, andiamo subito da Carlo. Carlo Inghilleri, vedo delle immagini impressionanti che scorrevano anche mentre il sindaco parlava. Carlo. Ecco, tu pensa che io non potevo neanche avvertirti perché ero sempre in diretta, che volevo continuare a girare a raccontare, quindi devo essere sempre... Carlo sta colloquiando con qualche tecnico, credo. Però lasciamo pure quelle immagini mentre cerchiamo il collegamento anche audio con Carlo, perché ci mostrano un po' quel che resta di questa giornata terribile ad Arzignano. Delle strutture, dei residui, dei detriti, insomma, che sono caduti con la forza del vento, e ancora una volta ci fanno capire come davvero è un miracolo se non dobbiamo registrare la fine di questa giornata delle vittime, perché detriti di quel tipo sicuramente sono letali. Quindi ancora una volta facciamo i conti con una tragedia sfiorata, fortunatamente. Non so se possiamo ripristinare il collegamento. Nel frattempo, zona Bes Belluno, il nostro telespettatore che ci manda le foto della grandinata. Guardate queste immagini, questa è la grandine per terra e ovviamente la frutta completamente rovinata dalla grandine. Ancora vediamo Arzignano. Questo, dice Marco d'Arzignano, è l'inizio del cosiddetto downburst. Abbiamo sentito, ce l'ha spiegato anche un meteorologo in diretta, il vento lineare, ci ha spiegato anche la differenza tra il downburst e la tromba d'aria. Guardate, ecco, quello è l'inizio della furia del maltempo, è così che inizia, è chiaramente impressionante da vedere. Downburst o tromba d'aria, diciamo che quando si ha a che fare con dei danni anche gravi, così poca differenza fa, è un termine tecnico giustamente, ma l'effetto poi è lo stesso. Ecco, qui ancora il cielo credo sempre dalle parti del Vicentino, in quei momenti che hanno cambiato un po' la giornata di oggi. La strada provinciale di Santa Caterina di Lusiana alle 16:30 di oggi, questa è la testimonianza di un altro telespettatore. Perché poi ci dimentichiamo ovviamente le immagini impressionanti sia della grandine che del vento, magari fanno mettere in secondo piano l'altro grande problema, l'altro grande fronte, cioè gli allagamenti, ma gli allagamenti ci sono stati, questi fiumi di fango che abbiamo già visto purtroppo tante volte proprio anche a Lusiana nei giorni scorsi. Allora torniamo da Carlo, io lo vedo in zona, vediamo se riusciamo a collegarci, eccolo là. Eccoci qua, Nicola, guarda, prima vi abbiamo portato proprio nel centro di Arzignano, nel centro della tempesta che aveva colpito la zona di via Quattro Martiri, dove si trova anche la sede della Croce Rossa. Ebbene, adesso invece ci siamo spostati più ai margini del paese e come vedete anche qui i danni non sono mancati. Qui ci troviamo in un posteggio dove sono parcheggiati dei camion a vela, dei furgoni vela, sapete, quelli che vengono utilizzati anche nel periodo come quello che stiamo vivendo, delle elezioni, che vengono utilizzati appunto per attaccarci. Ti blocco un secondo, Carlo. Bloccatelo un secondo, c'è un problema con l'audio. Allora, per non rovinare quello che stai dicendo, che è sicuramente una molto interessante, allora vediamo se riusciamo a fare un'altra prova audio, magari con la regia. Nel frattempo mostro altri video, così possiamo sentire bene quello che dici, perché altrimenti riusciamo a sentire solo a tratti quello che stai dicendo. Allora vediamo altri video dalle nostre sentinelle che siete voi. Arzignano, perché ormai purtroppo è questa la zona, alberi caduti a terra, guardate, questo è sempre Arzignano, ancora Arzignano, la furia della tromba d'aria o downburst, chiamiamola tromba d'aria anche se forse non è il termine esatto, ancora Arzignano.
Vediamo i vostri video ancora. Montechia l'abbiamo già visto diverse volte, ma fra poco rivedremo anche il video terribile sempre di Montechia di Crosara. Questo è, scusate, Isola Vicentina, eccolo qua, guardate Isola Vicentina con le strade che si trasformano in piscine, guardate il livello dell'acqua che arriva praticamente ai fanali. La difficoltà, quindi anche la pericolosità di riuscire a guidare in queste condizioni. Ci si trova peraltro in queste condizioni in pochissimo tempo, quindi anche è difficile evitarlo perché si trova in auto. Questo a Isola Vicentina. Ringraziamo il telespettatore o la telespettatrice che ci hanno girato questo video. Vediamo se c'è un altro video. Non so se abbiamo nel frattempo ripristinato il collegamento con Carlo Inghilleri. Allora, tanti i volti della giornata di oggi. Arzignano e quelle lamiere a terra. Quella palestra, quegli alberi caduti, i detriti a terra. Montechia di Crosara, il palazzetto dello sport che di fatto, e ce l'ha detto il nostro telespettatore, non c'è più, e poi questo video, il terrore letterale nelle parole di chi riprendeva la furia del vento in quegli istanti, guardate. Quarto. Parte quarti. Shh. Le case. Ah! Anita. Quarto. Parte quarti. Shh. Le case. Ah! Davvero, davvero impressionante. Adesso ne arrivano altri, ma credo che Carlo Inghilleri sia di nuovo collegato. Carlo. Sì, Nicola, non so se adesso mi senti. Prova a parlare ancora, è ancora un po' disturbato, ma forse riusciamo a sentirti meglio. Sì, allora. Noi in questo momento probabilmente ci sono dei disturbi perché... Sì, mi senti? Sì, vai pure. Benissimo. Allora, Nicola, dicevo prima che prima ci siamo collegati dal centro di Arzignano, che oltre a essere il centro del paese era anche il centro... è stato il centro purtroppo che ha investito Arzignano. Eravamo in via Quattro Martiri, dove c'era dove si trova anche la sede della Croce Rossa. Ora invece ci siamo spostati ai margini del paese e anche qui vi vogliamo mostrare i danni di questa tempesta. Anche qui vediamo che ci sono delle lamiere accattate che sono state, vedete, spostate in questo. Ci troviamo in un posteggio dove si trovano parcheggiati anche dei furgoni, i cosiddetti furgoni, praticamente quelli che sono utilizzati anche di questi tempi, per i manifesti elettorali piuttosto che per altre pubblicità. Ebbene, oggi quando siamo stati qui, questi furgoni erano
No, allora abbiamo ancora problemi audio. Comunque si stava raccontando che quello è di fatto diventato un deposito provvisorio dei detriti e quindi erano alcuni furgoni che venivano utilizzati ovviamente per la campagna elettorale. Vediamo se riusciamo poi a ripristinare il collegamento. Allora, io farei così, vediamo ancora altri video che ci arrivano da voi. Questo è Roncolvà, Verona. Sì, qua più sottesi, eh. Oh mio Dio. Ecco i danni che ha provocato in questa zona. Che non veglia sotto i gole. Garage all'interno di questa zona nel paese di Roncolvà. Ecco, guardate, questa è una struttura, è un danno provocato da un ramo, credo che sia caduto all'interno del garage. Il buco, un vero e proprio buco nella parete e l'auto che viene danneggiata. Questo è nel veronese. L'auto nel veronese, i danni, quindi ovviamente i punti principali. Adesso faremo un riassunto un po' di quello che è accaduto. Allora, dicevamo, tiriamo un po' le fila del discorso. L'allerta era stata diramata già all'inizio della settimana. È diventata un'allerta da gialla ad arancione, quindi un passo successivo ieri, e si era già capito come una buona fetta del Veneto avrebbe dovuto fare i conti con il maltempo. Si parlava già nell'allerta della protezione civile, questo peraltro probabilmente ha anche dato la possibilità di essere preparati velocemente a quanto stava accadendo. Nelle zone ovviamente si parlava di nubifragi, forti nubifragi, forti raffiche di vento e di grandine. Così è stato, e dicevamo, nella zona del basso veronese c'è stata proprio una vera e propria tromba d'aria. Nella zona poi di Montechia di Crosara è l'epicentro, diciamo, del danno maggiore. Nel Vicentino Arzignano, ed è la testimonianza che ci sta raccontando nei suoi collegamenti Carlo Inghilleri, mentre al Trissino, ad esempio, lo diceva anche l'assessore regionale Bottacin, la situazione è stata più drammatica e con maggiori danni, non tanto nel centro abitato come ad Arzignano, ma ad esempio in zona industriale a Trissino. Lo rivedremo tra poco. Ci richiede la linea e speriamo allora che si senta l'audio Carlo Inghilleri. Carlo. Non so se mi sentite, spero di sì. Vi volevo raccontare che in questo parcheggio, in questo posteggio, i volontari che sono intervenuti ad Arzignano stanno ammassando le lamiere che sono state raccolte in paese. Vedete, in questo momento è in corso proprio l'operazione di scarico. Il camion ha appena finito di scaricare alcune lamiere, altre le vedete qui, e poi ci sono questi furgoni che vi dicevo, che vengono utilizzati di questi tempi durante le elezioni per i manifesti dei candidati, oppure anche durante l'anno li vedrete per le pubblicità, questi furgoni cosiddetti vela, che hanno fatto un vero e proprio effetto vela anche durante il temporale. Sì, perché il vento, il traffico di vento violento, hanno buttato per terra questi furgoni che adesso vedete di nuovo raddrizzati, sono stati raddrizzati dai volontari, ma questi furgoni, quando siamo arrivati qui poco dopo il temporale, erano completamente buttati per terra proprio per l'effetto vela del vento. Vedete che infatti qua potete osservare anche lo specchietto retrovisore completamente distrutto, completamente spaccato, i danni riportati dal furgone che è stato ribaltato dal vento. Immaginatevi la violenza di questo vento, che riesce ad avere la forza per ribaltare questi furgoni. Ce ne sono tre nel parcheggio, bene, di questi tre due erano ribaltati, adesso sono stati rimessi in piedi appunto dai volontari. Direi che questa è un'immagine che racconta, come tutte le altre che vi abbiamo mostrato, documenta la violenza del temporale di oggi. Direi che
da Arzignano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ancora a Carlo Inghilleri, allora ci ricolleghiamo di nuovo fra poco per dare un altro aggiornamento della situazione ad Arzignano. Non so se è il momento della pubblicità, chiedo alla regia Lumi. Sì. Benissimo, allora pubblicità. Rieccoci allora in diretta, continuiamo il racconto della situazione maltempo in Veneto. Belluno, Verona, Vicenza, le tre province più colpite, sono state 48 ore difficili, perché dobbiamo anche contare quanto accaduto esattamente a quest'ora, 24 ore fa, ad esempio nel Padovano. Quindi non c'è stata tregua sostanzialmente del maltempo in questa settimana. È iniziato tutto ovviamente con Verona, colpita anche Vicenza, ma non solo, poi è continuato ancora, sono continuate le situazioni di maltempo anche nelle ore successive, nei giorni successivi, poi a Verona ancora ieri pomeriggio, e rivedremo quanto era accaduto a Parona e poi a Padova. Allora, Padova marginalmente colpita oggi, ma nella giornata di ieri, e ribadisco era proprio 24 ore fa, accadeva questo, accadeva una situazione molto difficile, soprattutto nei Colli Euganei. Ce lo racconta Guido Barbato. L'uva nera è per terra, insieme alle piante e ai pali in cemento. Spezzati dal vento che venerdì alle 18.30 per 20 minuti ha colpito forte la località di Bastia e le strade collinari che portano su a Rovolon, sui Colli Euganei. Le bacche viola erano ormai pronte alla vendemmia, quasi di certo si dovrà buttarle. In 8-9 filari in via Loredan, ai piedi dei monti Sereo e Madonna, a cedere è stato il cemento. Se i pali fossero stati di legno, il vento li avrebbe piegati ma non spezzati, ci dicono i vecchi. Sono gli anziani coniugi Eleonora e Silvano Vomiero. Il vento gli ha portato via metà tetto della casa, anche le guaine e tutte le grondaie, spargendo coppi, materiale isolante e lattoniere per un raggio di circa 100 metri. La casa è tutta scoperchiata e le grondaie che volavano, pezzi di tetto, di tutto. C'è molto da spendere per risistemare il coperto. Sì, questo penso di sì. Adesso vedremo i danni con un impresario, vediamo cosa che bisogna di fare di tutto il tetto. Ecco. No, penso che mio papà e mia mamma ha detto mai visto una cosa del genere, magari guardavano sempre per televisione, queste cose qua non pensavano succedesse a loro. Ecco. Adesso bisogna poi rimboccarsi le maniche. Certo, no, dobbiamo cercare che stiano fermi un po' per vedere la situazione, quelle cose lì, vedere i danni, ecco, quelle cose lì, perché loro si metterebbero già a mettere a posto tutto. La bufera si è scatenata mentre i due coniugi erano in cortile, in auto, appena rientrati. Sono corsi in casa distinto e hanno avuto ragione. E poi ancora danni raccolti, raccontati dal nostro Guido Barbato, sempre nel Padovano. Molti alberi, vigneti e anche qualche ulivo caduto, ma soprattutto questi alberi hanno occupato sia le sedi stradali, infatti delle vie sono rimaste chiuse per alcune ore, che anche si sono appoggiati a delle abitazioni. Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile di Rovolon, Lozzo Atestino e Padova al lavoro fino a notte fonda per togliere gli alberi dalle strade, dai giardini, delle case e dalle case. Alle 2 di ieri notte, dopo 7 ore di ininterrotto lavoro, a Rovolon e Bastia, a Montemerlo di Cervarese e Santa Croce, non c'erano più situazioni di pericolo dovute ad alberi e piante cadute, e le strade al mattino erano percorribili. In collina, però, ulivi 25ennali sono stati sradicati dal vento. Si spera di raddrizzarne almeno una parte. Questa robinia, invece, è stata aperta in due. Anche all'interno del Golf Club Frassanelle, molti grandi rami e alcuni alberi sono finiti direttamente sul green di gioco. Diciamo, siamo rimasti impressionati dalla tipologia degli alberi caduti, perché sono caduti alberi secolari. Questo accadeva nel Padovano, nel frattempo a Verona accadeva invece che Parona, una zona di Verona, andava sott'acqua sempre ieri. Guardiamo allora cosa accadeva nella città di Verona.
Guardate la situazione, ragazzi, qua come siamo combinati. Questa è Parona in questo momento in tempo reale. Guardate che roba. Guardate la situazione qua, che è veramente critica. Quindi stare allerta, ragazzi, Abbiamo la nostra gelateria, è sott'acqua per la terza volta di quest'anno. Qua stiamo tirando sull'acqua ancora una volta dal negozio. L'acqua sarà a 0 gradi perché c'è dentro tutto il ghiaccio. Ecco, questa qua è la terza volta del nostro negozio. Ecco qua. Terza volta. Quarta volta non ci salviamo però. Questa volta entra. Ecco qua, queste qua sono le immagini di Piazza del Porto a Parona nell'anno 2020, terza volta. Questa forse è la più seria di tutti. Per la terza volta di quest'anno, inizia il fuoco per la sopra. Via le foglie da tombini. Tutti gli abitanti ormai sono abituati con stivali a rastrelli. Allora, questo accadeva 24 ore fa, poco più, abbiamo visto prima il Padovano e poi a Verona e oggi, adesso, ci ritroviamo ancora a parlare di maltempo nel Veronese, Montechia di Crosara, nel Vicentino, Arzignano e Trissino soprattutto, nel Bellunese, Ponte, nelle Alpi, tre comuni colpiti anche dalle trombe d'aria. Ponte nelle Alpi, scoperchiato il Palasport, lo ricordiamo. Continuiamo il nostro racconto con immagini, grazie ai vostri video e alle vostre foto. Nel frattempo attendiamo di ricollegarci con Carlo Inghilleri da Arzignano. E dunque, Ronco Levà ancora, Verona, le immagini della tromba d'aria che ha colpito la zona. Questa è una struttura, un capannone che è stato scoperchiato e danneggiato dal vento, dalle raffiche di vento. Ancora raffiche di vento e danni lungo la strada. Questo siamo a Ronco Levà, siamo a Verona. Vi faccio rivedere questo perché l'ho fatto vedere prima, ma è davvero un chicco di grandine da record. E i danni che ha causato la grandine davvero l'abbiamo visto anche nei video precedenti. Ancora Colognola ai Colli, Santa Maria di Zevio, sto facendo un rapido excursus di quello che già avevamo mostrato, anche se qualcosina magari riuscirò a farvelo rivedere per chi si fosse collegato più tardi con la nostra edizione straordinaria. Guardate l'accumulo di ghiaccio che è stato registrato e fotografato in questa rete. Siamo su un campo e fa capire un po' la situazione, no, questo video non si apre. Allora, dicevamo, la situazione adesso, abbiamo sentito anche dal assessore regionale Bottacin, è in attesa di capire se da qui alle prossime ore della notte, intorno alle 2 fino alle 2-3 di notte, possa tornare a peggiorare, perché è prevista un'altra ondata di maltempo. Quindi la raccomandazione un po' che è stata fatta
a tutti è quella di, soprattutto nelle zone colpite, ma in generale sostanzialmente di restare un po' nelle proprie case, di non mettersi in auto, soprattutto nelle zone già colpite, si prevede ovviamente ancora maltempo. La speranza è che, come è stato detto, ci sia, ovviamente ci sarà nubifragio, ci saranno ancora forti temporali, ma che l'energia distruttiva si sia scaricata in queste ore. È stata un'energia distruttiva violentissima, ma come spesso accade, sempre più spesso, molto molto veloce. Quindi anche per questo repentina, quindi difficile da prevedere. Quindi domani, tempo appunto permettendo, sappiamo che intorno alle 10 ad Arzignano ci sarà il sopralluogo del governatore Luca Zaia, che seguiremo in diretta proprio con Antenna 3, con la nostra emittente, a partire dalle 10, ma sicuramente qualche minuto prima ovviamente ci collegheremo con voi e poi faremo il punto della situazione, seguiremo passo dopo passo il sopralluogo, perché il sopralluogo darà alla fine di questo sopralluogo ci sarà ovviamente il punto della situazione, quindi anche una prima eventuale conta dei danni e capire anche di cosa c'è ulteriore bisogno. Arzignano ovviamente il punto focale del sopralluogo, ma anche, diceva il governatore Zaia, le zone limitrofe, quindi insieme con l'assessore Botaccin e con il sindaco e con gli uomini della Protezione Civile. Nel frattempo a Marghera l'unità di crisi è già stata aperta in queste ore, è fondamentale quindi che l'unità di crisi sia aperta per poter coordinare tutti gli interventi che ovviamente non riguardano solo Arzignano, quindi per coordinare gli interventi nel Veronese, gli interventi nel Vicentino e gli interventi nel Bellunese, dove sappiamo appunto non solo i danni della tromba d'aria, ma anche le frane che hanno creato e stanno creando dei problemi. Tutto questo sperando che in queste ore non venga il maltempo, non colpisca con la stessa forza anche altre province, quindi allargando il raggio dei danni. Quindi questa è la situazione, questa è stata la situazione finora e questa dovrebbe essere la situazione nelle prossime ore, con questo appuntamento di domani ad Arzignano. In questo momento allora io vi farei rivedere allora il video della tromba d'aria della zona del Veronese, Erbè, ma anche di Montechia di Crosara, con il servizio Furia Maltempo di Verona, anche per farvi rendere conto insomma di cosa hanno visto coloro che hanno poi filmato le immagini a pochi passi da quanto stava accadendo. Ci diceva il meteorologo prima in diretta che fortunatamente quella tromba d'aria ha lambito zone non abitate e quindi, quella che vedremo fra poco, e quindi ha provocato danni minori rispetto ad esempio a quanto accaduto a Montechia di Crosara con i tetti scoperchiati. Riguardiamo comunque quelle immagini. Mamma cara! La paura mentre la tromba d'aria passa con la sua scarica di violenza e danni. Tra Erbè e Trevenzuolo le immagini simbolo di un'altra giornata da incubo, l'ennesima, come se il maltempo avesse scelto Verona e il veronese come bersaglio principale della sua furia in questi giorni. La regione da ieri ha innalzato il livello di allerta in tutto il territorio, ma è nella provincia scaligera già provata che la grandine, con chicchi grossi come bocce e il vento impetuoso, tornano maggiormente a colpire in queste ore. Tromba d'aria anche su Montechia di Crosara, con danni consistenti al palazzetto dello sport, dove sono anche crollate alcune piante. Nel paese della Val d'Alpone si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali, ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola. Problemi analoghi anche ai Lasi e Colognola ai Colli, comuni del circondario. Forti grandinate a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. Sui social corrono paura, rabbia e sfinimento. Basta, è il commento più replicato. Basta, non ne possiamo più. La pubblicità, poi di nuovo in diretta.
Rieccoci in diretta, stiamo raccontando ormai da più di 5 ore cosa è accaduto oggi nella parte del Veneto interessata dai violenti nubifragi e dalle trombe d'aria che hanno flagellato i territori. C'è la pagina Facebook 6 di Arzignano Se che racconta anche con numerose immagini quanto accaduto. Guardate, questo è un tronco che è stato devastato dal vento. Questo è un video che vediamo in questo momento. Guardate, gli alberi che bloccano la strada, le piante. Mai vista una roba tanto. È un po' il leitmotiv di queste ore, il mai visto una cosa del genere, che si sente anche nei video. L'ho raccontato anche una signora di Arzignano, intervistata dal nostro Carlo Inghilleri, con il quale ci ricollegheremo che sto per morire. Fra poco. Che ci ricollegheremo fra poco. Vediamo se ci sono altre immagini che possiamo vedere. Allora vediamo di ricollegarci fra poco con il nostro Carlo Inghilleri. Un altro elemento che ci racconta ad esempio un'altra pagina Facebook, cioè Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che dice questo: sebbene le coste venete abbiano visto solo qualche scroscio in mattinate, oggi tempo buono con clima abbastanza soleggiato, il Veneto diciamo orientale, quindi il litorale, è stato graziato dal maltempo, ma dal tardo pomeriggio i venti di scirocco hanno nettamente rinforzato il moto ondoso ed ecco il risultato: una mareggiata che si sta mangiando mezza spiaggia, ben oltre le torrette di controllo dei bagnini e ben oltre gli ombrelloni. Questa immagini che vengono dal gruppo 6 di Jesolo 6, quindi diciamo meno l'impatto ovviamente del maltempo rispetto a quanto avvenuto nel Veronese, nel Vicentino, nel Bellunese è ovviamente minore, ma la preoccupazione è appunto per i venti di scirocco che hanno portato quindi mareggiate e quindi la situazione in alcune zone di Jesolo è questa per quanto riguarda le spiagge. Questo è un altro fronte evidentemente di minore entità, ma certamente un'altra delle conseguenze della giornata di oggi. Non so se abbiamo in collegamento il nostro Carlo Inghilleri. Io lo vedo ed eccolo qui. Cos'hai in mano, Carlo? Mi senti? Sì. Allora, Nicola, guarda, questo è uno dei rami che abbiamo trovato qui in questa. Ci troviamo in una pista ciclabile, in una pista ciclopedonale. Questo è uno dei tanti rami, delle tante ramaglie che sono finite per terra. Guarda, il vento che cosa ha combinato? Veramente un vento distruttivo, un vento che ha sferzato il paese di Arzignano, dove ci troviamo anche in questo momento, in cui stiamo parlando. Ci troviamo ancora ad Arzignano e questi sono gli alberi caduti, sradicati, distrutti da questa tempesta terribile che ha colpito, che ha devastato il paese. Guardate, qui ci troviamo nella pista pedonale, invece sembra di essere in una foresta. Ci troviamo veramente la strada sbarrata da questo albero che è caduto, mentre il cielo dietro di me ancora mostra dei lampi che insomma in qualche modo ci dicono che non è ancora finita. E infatti noi siamo qui in diretta con i nostri telespettatori per raccontarvi minuto per minuto, secondo per secondo, attimo per attimo quello che avviene. Guardate, chi passava da qui, da questa pista ciclopedonale, quando questo albero è caduto,
avrà sicuramente rischiato grosso, speriamo che non ci fosse nessuno in quel momento. In effetti, come ci aveva detto anche il meteorologo e come ha confermato anche l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, quando ci sono delle previsioni come quelle che vi avevamo annunciato anche nei giorni scorsi, è sempre meglio stare chiusi in casa, evitare di essere in giro, perché sennò vi potrebbe cadere in testa un albero come questo, veramente incredibile, perché non ci sono delle zone dove si può dire con certezza io sono al sicuro, nemmeno nella propria casa, quando le tegole magari di un edificio di fronte incominciano a volare, a conficcarsi sui muri, a sfondare le finestre, le vetrine dei negozi, così come vi abbiamo mostrato. Insomma, davvero una situazione quella che abbiamo che ci hanno raccontato i cittadini di Arzignano, terribile, un incubo, un'apocalisse, quella che vi abbiamo documentato anche nelle dirette di questa sera. Vi voglio far vedere se il collega Andrea Benetti, che è con me e che anche lui è veramente molto bravo, perché deve riuscire a tenere la telecamera, il faretto e riuscire anche a non inciampare, perché qui veramente ci sono ramaglie dappertutto. Vedete, questa è una pista ciclabile, una pista ciclopedonale, e questo è il panorama desolante che si presenta davanti a noi a quest'ora, in questa notte buia, in questa notte tempestosa, in questa giornata terribile per Arzignano, per il Veneto, ancora un altro temporale che ha fustigato la nostra regione. Chiedo al collega Andrea Benetti se mi segue ancora per pochi passi, perché vi voglio mostrare quell'albero in quell'abitazione. Mi dice Andrea che giustamente non si vede perché stiamo girando con il faretto, però magari ci avviciniamo prudentemente. Carlo, le macchine in questo momento stanno passando. Carlo, guardate gli alberi che sono caduti in questa strada. Andrea, possiamo farlo vedere? Questa è la legge di Murphy, in un paese in cui in questo momento non passava nessuno, quando noi dobbiamo attraversare la strada passano tutte le macchine, ma siamo riusciti a passare, nell'impresa di passare da quest'altra parte della strada, e vedete questo albero che è caduto da un'abitazione privata, vedete, e si è sdraiato sulla strada. Incredibile, vedete, cioè in effetti, come vi dicevo prima, non ci sono delle zone sicure, certe, franche, delle zone in cui si può stare sereni, tranquilli. Quando ci sono temporali come questo, veramente non si è al sicuro da nessuna parte. Il temporale ha colpito, ha sferzato Arzignano, passando per il paese ci sono delle strade che sono totalmente tranquille, che non portano nessun segno, ci sono invece altre strade che sono state totalmente colpite, devastate, distrutte. Insomma, come accade in questi temporali, il passaggio, il canale che prende il temporale è imprevedibile. Quello che si può fare è chiudersi in casa e si salvi chi può. Questa è la storia che vi abbiamo voluto raccontare. Carlo, ti volevo chiedere una cosa, non so se mi sente. Quello che è accaduto oggi ad Arzignano. Carlo? Sì, ma sì, sta ancora, non riesco a capire, sta ancora piovendo in questo momento? Guarda, in questo momento non sta piovendo, anche se qualche gocciolina cade, voi non la potete vedere, noi la sentiamo, ormai siamo fradici, per cui non ci importa, è poca cosa rispetto a quello che è successo oggi. Fino a, perché vento, vedevamo prima, lento. Vedevamo... Ci sono dei lampi in lontananza, un po' di... Vedevamo prima dei lampi in lontananza, quindi è la, quell'allerta che resta ancora in piedi per qualche ora, che di cui parlava prima Bottacin. Esattamente, sì, proprio quell'allerta di cui parlava Bottacin, che diceva che rimane ancora in piedi per qualche ora. Noi speriamo ovviamente che il peggio sia passato, però vi voglio documentare proprio in questo momento una macchina, guardate, una macchina che deve passare da questa strada e l'albero la blocca. Allora vediamo noi, cosa dice, vediamo cosa dice.
spostiamo i rami e l'aiutiamo a passare. Ah, ecco. Prego. Ecco, abbiamo aiutato questo cittadino a passare perché la strada era bloccata dall'albero caduto. I volontari, insomma, che prima ci rendiamo certo utili noi di Media Nord-Est. Ascoltami, i volontari che prima hai intervistato sono ancora in giro o sono tornati, diciamo, al COC oppure nelle zone operative? Allora, i volontari, caro Nicola, a quest'ora ci hanno detto che andavano a dormire perché hanno avuto una giornata davvero difficilissima. Domani ovviamente ritorneranno qui, anche perché al COC domani alle 10, lo ricordo anche ai nostri telespettatori, ci sarà Zaia e ovviamente ci saremo anche noi. Certo, in diretta. Cosa ti ha colpito di più di queste tue ore ad Arzignano, Carlo? Mi piace perché per la prima volta si ribaltano le posizioni. Di solito come giornalista sono abituato a fare le interviste, per la prima volta vengo intervistato certo io da te, Nicola. Esatto. Mi ha colpito tantissimo questo paese fustigato dal temporale, non in modo completo, ma proprio si vedevano alcune strade colpite e poi magari la strada accanto completamente lasciata risparmiata dal temporale, per cui si vedevano in pochi metri due mondi diversi, uno distrutto da una guerra di meteorologica, quella della tempesta che si è abbattuta su Arzignano, e dall'altra parte, proprio a pochi metri di distanza, un paese che invece sembrava continuare a vivere la sua vita di sempre. Ovviamente gli abitanti sono scesi per strada, si sono dati una mano, ve l'abbiamo anche documentato, ci sono stati volontari, c'è chi è intervenuto per in qualche modo aiutare chi invece era in difficoltà, per cui poi il paese si è riunito, però la tempesta non è stata democratica, non è passata ovunque nello stesso modo, è passata in alcune strade, ha colpito alcune case e altre no. Certamente per chi ha avuto la sfortuna di essere stato colpito, adesso inizierà la conta dei danni. Certo, allora domani vedremo anche di capire proprio dallo stesso governatore Zaia se c'è intanto una prima stima dei danni e quali sono ancora le criticità eventuali da affrontare, sperando, questa è la speranza di tutti, che ci si fermi qui con il maltempo e sperando che le prossime ore non portino altri danni, ce lo auguriamo davvero tutto. Allora grazie a Carlo Inghilleri. Non so se hai l'ultimo collegamento o se hai altri punti che non ci hai ancora mostrato. Guarda, Arzignano non è un paese grandissimo, è una cittadina molto piccola e come ti dicevo le zone colpite non sono larghissime, però dove è stato colpito il paese è stato colpito duro e ve lo abbiamo dimostrato. Direi che potremo anche chiudere per quanto ci riguarda la nostra diretta per oggi da qui, ovviamente domani è un altro giorno, ricominceremo a raccontarvi e a documentarvi quello che è accaduto ad Arzignano. Ora sta ricominciando a piovere un po' più forte, ecco, però è sempre una pioggerella, non è mai una pioggia terribile e scrosciante come quella che è caduta oggi. Allora grazie allora Carlo Inghilleri, grazie anche ad Andrea Benetti per questi collegamenti, insomma per averci raccontato anche sentendo la gente sul posto, oltre ovviamente all'assessore regionale Bottacin per fare il punto della situazione. Quindi Arzignano ha avuto questa situazione, lo raccontava Carlo Inghilleri, questa tromba d'aria o downburst, chiamiamolo così, che è passato, diciamo, ha falcidiato una buona parte, una buona fetta del paese, e fra poco faremo un riepilogo anche delle immagini più impressionanti da Arzignano e non solo. Trissino invece, lo ricordava l'assessore Bottacin, ha avuto più problemi nella zona industriale, quindi nella zona dei capannoni, quindi diciamo una maggiore criticità dal punto di vista della messa in sicurezza per le abitazioni, ma certo i danni alle aziende. Poi Montechia di Crosara con i danni in diversi punti, in diverse abitazioni, e poi al
Queste sono le immagini, ecco, di Trissi, no? Ad esempio, che ci fanno capire come si sia sviluppato il maltempo e abbia colpito soprattutto la zona industriale. E poi dicevamo a Montechia di Crosara con le case e il palazzetto dello sport, ed è un dramma, un epilogo che ha accomunato due comuni, Ponte nelle Alpi e Montechia di Crosara, perché poi Ponte nelle Alpi ha avuto anche la tromba d'aria nella zona del palazzetto dello sport scoperchiato. Da quello che abbiamo potuto capire anche nelle immagini, danni maggiori se ne sono avuti a Montechia di Crosara per quanto riguarda quel palazzetto, che, come ricordava, magari lo sentiremo fra poco e ve lo farò rivedere, un palazzetto che quasi non esiste più. C'è stato anche, ricordiamo, ci sono stati diversi blackout nelle zone montane. Allora, facciamo un altro riepilogo di immagini, mentre io vi ricordo, eccolo qua, ci sono ancora diverse immagini che stanno arrivando al 351-175-5340. Vi ringraziamo ancora nuovamente per la centesima volta, e non finiremo di ringraziarvi, perché il nostro lavoro in qualche modo lo fate anche voi in queste ore. Allora, piscine ad Arzignano, ci racconta Massimo la situazione. Ecco, siamo sempre ad Arzignano, paese più colpito insieme a Montechia di Crosara nel Veronese. Queste le piscine, la zona delle piscine ad Arzignano, ci racconta Massimo. Ancora, sempre Massimo, e la stessa zona, e vedete come i teloni, diciamo, delle tensostrutture che vengono completamente distrutti. Questo è ancora, questa invece è la Grandine, questo è zona sempre di Arzignano, ancora Arzignano. Vediamo qui invece, non sappiamo in questo momento di cosa, dove siamo, ma credo che siamo ancora ad Arzignano, sì, ancora campi sportivi. Questi sono campi da tennis, anche qui gli effetti della tempesta e dei nubifragi si sono fatti sentire. È una costante, un'immagine ricorrente di queste ore, quelle lamiere divelte, contorte, che si trovano in un posto dove non dovrebbero stare, cioè per terra, lanciate da una mano invisibile, o meglio visibile, che è quella del vento. Qui abbiamo dei mattoni evidentemente caduti da un tetto, ma anche problemi di allagamento. Insomma, questo è un vero e proprio reportage fotografico dei campi da tennis, e guardate un po' la devastazione, guardate i danni causati e i danni che si dovranno ristorare. Qui parliamo di ancora danni con mattoni, palazzina da tennis. Ecco, la palazzina da tennis di Arzignano ci commenta in diretta proprio il nostro telespettatore. Grazie, grazie al nostro telespettatore. Palazzina da tennis di Arzignano. Montechia di Crosara, la casa dei miei genitori, ci racconta invece questo. Ecco, questa immagine riguardava Montechia di Crosara, e l'altro comune colpito, maggiormente colpito, casa dei genitori del nostro telespettatore, che ci racconta con le foto. Casa dei miei, ancora dei genitori di questo telespettatore, i cosiddetti coppi per terra lanciati dal vento, il simbolo, uno dei simboli della devastazione, il palazzetto dello sport di Montechia di Crosara. L'abbiamo visto in tantissime immagini arrivate da voi, video e foto. Ancora, vediamo questo, non si capisce bene cos'è, vediamo strada provinciale di Chiampo, strada provinciale Chiampo Arzignano. Ah, questo l'abbiamo visto anche prima, lo possiamo però rivedere, eccolo qui. Questo è il viale che porta a Vicenza. Il viale che porta a Vicenza. Alberi per terra. L'abbiamo visto anche con il nostro Carlo Inghilleri, che poi ha anche aiutato un automobilista a passare con quell'albero a terra. Peschiera del Garda. Ma che cazzo succede? Porco!
Ah beh, qua ci sono anche ovviamente delle parolacce, ovviamente è normale che chi poi si trovi davanti a queste situazioni si lasci un po' andare, comprensibilissimo, comprensibilissimo che ci siano anche delle esternazioni, ci mancherebbe altro. Montechia di Crosara, scuola materna, ah, questa era la scuola, ecco, questo era il famoso video che abbiamo mostrato, il video che poi faremo rivedere, che magari faremo rivedere in chiusura per chiudere questa giornata con le immagini più davvero drammatiche della giornata di oggi. Ancora i vostri video, ancora i vostri video per documentare minuto dopo minuto cosa stava accadendo. Trissino, questo è il video che abbiamo già visto, sì, purtroppo in alcune zone ovviamente, in alcuni video si ripetono. San Giorgio di Perlara, frazione di Fara, salvate dalla grandine, rete sacrificata, ecco, stavo leggendo proprio in diretta. Vediamo se riesco a farvi vedere altro. Camisano Vicentino, no, va bene. No, queste sono foto, va bene, devo un attimo verificare alcune di queste foto, evidentemente. Monteviale, ore qui 17:15, i prati imbiancati dalla grandine. E questo è un altro video che ci è arrivato, e questo è un altro video che ci è arrivato e che ovviamente completa un po' il quadro della situazione. Tornado sul Veronese, fotografato dal treno di ritorno da Milano, ecco anche i pendolari ovviamente del treno. Pensate a cosa possono aver provato i pendolari sul treno vedendosi di fronte a una situazione del genere, anche immaginiamo il timore anche di chi si trovava in un mezzo pubblico come un treno vedendo cosa stava accadendo a poca distanza. Trissino ancora, no, questo l'abbiamo mai già visto diverse volte, è chiaro che qualcosa si ripete. Oliero vicino Valstagna, sembra una giornata d'inverno con la grandine che ha imbiancato le strade, immagini che abbiamo visto anche a Verona solo qualche giorno fa. Ancora, i video stanno arrivando praticamente ogni secondo, questo era zona Rubano, guardate l'impressionante disegno delle nubi minacciose in cielo, zona di Rubano nel pomeriggio. Il padovano è stato in qualche modo graziato soltanto per oggi, però, perché abbiamo visto cosa era accaduto sui colli Eugani e non solo nei servizi di Guido Barbato, questo si vedeva nella zona di Rubano, in provincia di Padova. Eccolo qua, questo è il palazzetto dello sport, credo, sì, di Ponte delle Alpi, siamo in zona Polpet e la tensostruttura è completamente sradicata del palazzetto dello sport. Ne ha parlato in diretta con noi sia Tiziana Bolognani che il sindaco Paolo Vendramini quando appunto ci stava facendo il quadro della situazione del suo paese, il terzo comune diciamo che è stato colpito dal maltempo e dalle trombe d'aria. Ancora vigneti completamente devastati e case, questo è il vigile del fuoco al lavoro, diceva prima l'assessore regionale Bottacin, 400 uomini della protezione civile in azione in queste ore. In queste ore, e ovviamente poi anche il super lavoro dei vigili del fuoco, che già impegnati in queste ore, in questi giorni a Verona,
sono di nuovamente in campo in queste ore per dare tutto ovviamente l'apporto possibile e salvare le situazioni più critiche. Pieve del Grappa, va bene. Altre immagini stanno arrivando, ovviamente sono tantissime, vi ringraziamo, continuate a mandarle perché ovviamente poi le riproporremo anche nei nostri telegiornali anche a partire da domani mattina. Questa è una vetrata di un bar rotto ad Arzignano e quindi il bar, la vetrata che è stata distrutta sembra quasi una spaccata, le immagini delle spaccate che vi raccontiamo quando parliamo dei ladri in azione, questi non sono ladri in azione ma è evidentemente pensiamo probabilmente un ramo o qualcosa che ha distrutto, che ha sfondato la vetrata ad Arzignano. Ancora ad Arzignano, questo però è un video in verticale, quindi è un po' difficile mostrarlo. Vediamo questo altro video, questo è un video che fa vedere da un tetto la situazione. Mentre la gente a terra sta cominciando a riparare il danno, ecco la gente che subito ovviamente si rimbocca le maniche per cercare di salvare il salvabile dopo il passaggio della tromba d'aria. Ancora la grandine. E questa è la situazione, questa è un po' la situazione di oggi, una situazione che era prevista con l'allarme della Protezione Civile che si è scatenata, lo dicevamo, nel Veronese, nel Vicentino e nel Bellunese e quindi ha provocato danni che sono ancora evidentemente da quantificare. Il dato che avevamo dato all'inizio, il dato che avevamo fornito all'inizio della nostra edizione straordinaria, quindi circa quasi sei ore fa, parlava di oltre 500 interventi in tutto il Veneto e credo che siano anche aumentati nel corso del tempo per interventi, richieste di intervento da parte delle persone che hanno chiamato i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile per quanto stava accadendo. La sensazione che qualcosa di drammatico stesse ormai che stesse arrivando, insomma, era nell'aria, ci si aspettava questa situazione, c'era già stato quindi questa avvisaglia con il maltempo del pomeriggio di ieri, del tardo pomeriggio di ieri a Verona, si diceva ancora una volta Verona colpita e poi il Padovano. E poi questa mattina una situazione anche di bel tempo in gran parte del Veneto, però coloro che avevano in qualche modo sentito, che avevano letto i bollettini della Protezione Civile sapevano che non sarebbe durata, insomma c'è qualcuno forse si illudeva che probabilmente sarebbe stata una giornata come le altre, poi tutto è repentinamente cambiato a partire dalle 3 nel primo pomeriggio, le nubi si sono ingrossate, il vento è decisamente cambiato e è iniziato la devastazione che appunto ha abbracciato la parte della provincia di Verona, del Basso Veronese, la parte di Vicenza e poi la parte di Belluno. Abbiamo raccontato anche di danni seppur marginali anche nella provincia di Treviso, soprattutto grandinate anche ad esempio nel deposito degli autobus MOM della mobilità di Marca a Vittorio Veneto, quindi in quella zona sicuramente c'è stato qualche ci sono stati ovviamente dei disagi, certo non paragonabili a quanto invece avvenuto sia nel Vicentino che nel Veronese. Come? Ah, ok, allora facciamo l'ultimo collegamento. Ecco, ringrazio Tiziana Bolognani. Stavo per arrivare al Bellunese. Ci siamo lasciati, credo, due ore fa o poco più, con una situazione ovviamente ancora in sospeso perché si stava guardando il cielo, ci stavi raccontando come
stava tornando il maltempo prepotentemente. Cosa ci puoi dire adesso, Tiziana? Tiziana Bolognani in diretta da Belluno. Sì, buonasera Nicola. Sì, buonasera Nicola. Devo dirti che fortunatamente, perlomeno da una mezz'ora a questa parte, i temporali nel capoluogo in Valbelluna si sono placati. Sembra così, anche se, come sai, c'è questa applicazione dell'app temporale che ha lanciato la Regione del Veneto lo scorso anno, che continua a richiamare con i suoi messaggi le allerte, gli avvisi per tutta la provincia di Belluno. Diciamo che la situazione è la medesima rispetto alla quale, rispetto a quella che ci siamo detti, che vi ho raccontato nell'ultimo collegamento. C'è questa grande attenzione soprattutto in Cadore, nella zona della parte alta del Cadore, quindi da Valle di Cadore, Vodo, Peaio, con l'attenzione nella situazione del Rudavoi, e poi Borca di Cadore con la frana di Cancia e Cortina con la frana di Acquabona, con il versante in frana di Acquabona, dove oramai da tempo si sta lavorando, e il cantiere, un cantiere dell'ANAS che non più tardi di una quindicina di giorni fa aveva come dire, mostrato nel pieno delle vacanze estive forse qualche fragilità di troppo con il riempimento dei vasconi della ghiaia che scende dall'Antelao. Nel resto della provincia è piovuto, è continuato a piovere moltissimo fino a poco fa. Fino a questo momento dal sistema della protezione civile provinciale non abbiamo notizie di situazioni di emergenza, che però vengono come dire, monitorati nei numeri che sono stati attivati dalle amministrazioni comunali già da questo pomeriggio, perché poi da domani, evidentemente, passata quest'onda che dovrebbe perdurare fino alle 2 di questa notte, passata quest'onda inizierà il conteggio dei danni, ma si inizierà a valutare soprattutto quelle località, quelle che hanno patito maggiormente, che potrebbero patire maggiormente anche nei prossimi giorni, perché voi sapete che la provincia di Belluno è una provincia molto fragile dal punto di vista del sistema idrogeologico. In provincia di Belluno si contano frane a decine, vi abbiamo mostrato nei servizi, nel telegiornale qualche settimana fa, finalmente dopo oltre un anno, la sistemazione della frana di Schiucat. Bene, è una sistemazione che dà respiro a quella frazione, ma dove si interviene da una parte, ma improvvisamente poi i buboni scoppiano anche da altre parti, e le situazioni di allerta in provincia di Belluno, diciamo che sono sempre le stesse, che però non riescono a garantire quella tranquillità e quella sicurezza, non solo per i cittadini, penso a Borca di Cadore per esempio, ma gli stessi abitanti di Peaio, di Vodo di Cadore, ma pensiamo alla enorme frana del Tessina in Alpago, e anche alle piccole frane che si sono verificate addirittura nel capoluogo a Belluno, ed è di pochi giorni fa finalmente la presentazione di un progetto che probabilmente darà una soluzione a un nucleo di case, nucleo abitativo che è proprio a pochissimi passi dalla piazza principale di Belluno, che è costantemente minacciata da un pendio che è in frana, e che ogni qualvolta le piogge, le precipitazioni sono evidentemente abbondanti, ebbene quelle case vengono, come dire, investite dal fango, i garage si riempiono d'acqua, e quindi bisogna intervenire. Probabilmente si sta trovando, si è trovato una soluzione, ma insomma gli interventi devono essere realizzati, ci vogliono dei denari, bisogna fare i progetti, insomma, e poi ci si deve incontrare, scontrare con la burocrazia. Il maltempo che si è abbattuto oggi, che era già iniziato ieri sera, tanto che sembrava quasi impossibile che oggi si potesse svolgere
in tranquillità l'inaugurazione del balcone panoramico che vi abbiamo fatto vedere oggi sul Nerigallo. Ebbene, c'è stata una tregua momentanea questa mattina e poi dal pomeriggio la perturbazione che deve essere partita sicuramente da Verona e poi si è spostata nel Vicentino ed è risalita dal Grappa e quindi è arrivata in provincia di Belluno da quella parte, ha lambito lievemente il Feltrino ma si è scaricato con estrema violenza in tutta la Val Belluna e quindi sia in destra che in sinistra piave con forte vento, grandinate inaudite con la dimensione dei chicchi di grandine che avete ben fatto vedere. Insomma, una volta noi parlavamo di chicchi di grandine, adesso no, non sono più da tennis. Sì. Non sono più chicchi ormai, certo. Esatto, hanno scassato completamente le macchine, ma ci immaginiamo che i danni saranno importanti, hanno rovinato tetti di case, a Ponte nelle Alpi avete visto che cosa è successo con la tromba d'aria, devo dirvi che quel vento continua a sentirsi, e il vento continua a sibilare. Ed è stato, ve l'ho già detto, no? Questa sensazione che non è mai passata qui in provincia di Belluno dopo Vaia. Certo. Quando arriva il vento e quando c'è una pioggia un po' più importante, il sentimento torna a 2 anni fa e ve lo assicuro non si sta tranquilli per nessuna ragione al mondo. Grazie allora, grazie a Tiziana Bolognani per averci fatto anche il punto finale della giornata. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. E buon lavoro. Noi domani allora saremo qui in diretta dalle 10 perché seguiremo il sopralluogo ad Arzignano del governatore Luca Zaia per vedere appunto qual è il punto della situazione in uno dei 3 comuni più colpiti dal maltempo in Veneto. L'altro, oltre a Ponte nelle Alpi, è Montechia di Crosara nel Veronese. Allora, con uno dei video simbolo di questa giornata drammatica ci salutiamo e vi do appuntamento, lo rinnovo, alle 10 di domani mattina. Allora chiudiamo proprio con quel video che racconta in pochi istanti cosa è accaduto. Grazie per averci seguito, a domani mattina. Quarto. Parte quarti. Le case. No, Anita, dire. Anita! È il quarto. Parte quarti. Le case.